Ci sono, buonasera a tutti, 2 mesi e mezzo, penso che non facciamo dirette. Ammetto, mi siete mancati, giuro. Come state? Ciao Alessandro, buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Grazie, io vi ringrazio per i messaggi, ma Giuseppe sei uno dei tanti che vuoi abbandonare. No ragazzi, l'estate è estate, facendo le dirette. Un giorno sì e un giorno no, vi sapete i ritmi, e l'abbiamo fatto per quasi 3 anni. Vi dico la verità, avevo un momento di fare un break, sia per farmi le vacanze che col fatto che c'è stato Covid, casini, cazzi. Siamo stati 2 anni chiusi, quindi vacanze zero. Quindi, come si dice dalle mie parti, ho spento luce, acqua, telefono, telefonini, un paio di mesi per me, per la mia famiglia, per riprendere aria e tornare nel miglior modo possibile alla normalità. Io da messaggi, per quello che sono riuscito a vedere, perché ragazzi, mentalmente quando tu dici che veramente devi staccare dai social, devi staccare, perché se incominci, vabbè, mi leggo un messaggio, poi li leggi tutti, quindi automaticamente i messaggi ci sono, ci sono. Grazie, Andrea Terenzi, grande, Andreuccio, grande, grande, grande. Era ora, sì. Però ti ripeto, avevo bisogno un po', ragazzi, di staccare la spina, perché credetemi, se vi fate un resoconto di tutte le dirette che abbiamo fatte, che a sua volta le facciamo qua sul gruppo in live e poi io le passo su YouTube, era quasi 3 anni che facevamo le dirette un giorno sì e un giorno no. E ragazzi, avevo anche bisogno. Vi faccio questa premessa: stasera, ragazzi, preparatevi popcorn e birra, perché mi devo fare questa barbazza qua, me la voglio godere, ma voglio anche di interagire. Dottore Lombardo, vita mia, devo un po' di parlare con voi. In generale, così, tanto per fare 2 chiacchiere, come dico sempre, le nostre dirette, noi siamo al bar. Avevo bisogno di farvi delle sbarbate io. Vi dico perché. Sì, la diretta è bella, lo sapete che io apro i prodotti davanti a voi, il primo impatto olfattivo, non leggo le piramidi, non leggo l'inci, tanto anche se leggo l'inci non è che li capisco, non capisco un cazzo, perciò alla fine ci vado di naso, ci vado di cuore, detto fra di noi che qua professore non c'è nessuno, vi do i miei pareri. Non vi nascondo che in questi 2 mesi/3, perché penso che sono 2 mesi e 20 giorni, mancavano qualche 10 giorni per 3 mesi che io non facevo dirette. Non vi nascondo che sbarbandosi la mattina magari con la musica, perché la musica nelle dirette non la puoi mettere perché poi Facebook te le banna, perché c'è il copyright, eccetera, eccetera. Col tuo relax, col tuo mondo che te lo crei nel bagno, perché penso che per l'uomo la barba fatta come ce la facciamo noi sia veramente il momento di bellezza, il momento di rilassamento, l'unico che riusciamo a crearci. Che noi non ci trucchiamo, lo smalto nelle unghie non ce le mettiamo. Quindi penso che sia proprio il nostro momento. Non vi nascondo che con tanta umiltà ho rivalutato dei prodotti, perché provandoli una volta, ragazzi, questi prodotti, sì, all'impatto c'hai subito l'impatto e il tuo dire, però l'indomani mattina ti troverai con una pelle completamente diversa da come l'hai avuto il giorno precedente o i 2 giorni precedenti, perché hai mangiato male, perché hai pigliato sole. Quindi una cosa che ho imparato e che vorrò trasmettervi a voi, cioè come novità, magari tanti di voi lo sapevano, ragazzi, io ne avevo un'idea, però non ero convinto che una diretta su un prodotto, ragazzi, per essere obiettivi, non basta. Non basta. Non vi nascondo che in questo periodo pseudamente di vacanze ho avuto modo di spulciare, perché sono stato a contatto con tanti barbieri, e voi lo sapete, io quando vedo un barbiere specialmente datato mi viene voglia di fargli tutte le domande, di potergli spulciare tutti i trucchi e segreti, e qualcosina di novità detta e poi riprovata su di me per vedere se veramente funzionava. Ragazzi, l'abbiamo acquisita, quindi ci saranno altri trucchetti, altre modalità, altri modi di fare che potenzialmente a tanti funzioneranno, agli altri non funzioneranno. I messaggi vanno una gran cagata stasera. Io mi sbarbo con la musica e con Caccomo, Terenzio e Lucarelli in sottofondo. E ragazzi, sono contento. Francesco è un amico, il signor non mi viene ogni volta, ragazzi, io ho l'Alzheimer conclamato, che non è che un. Ciao Luca, ragazzi, 2000 messaggi. Il signor Terenzi è pure un amico.
Ciao Gianfranchino, buona serata anche a te. E quindi mi fa piacere. Io dico sempre, ragazzi, non levando niente a nessuno, perché in questo mondo siamo tutti appassionati, ognuno ha le sue velleità di apparire, ha il suo modo di porsi alle persone. C'è chi può piacere, c'è chi non può piacere. Come si dice, non si può piacere a tutti. Questo è il nostro momento. Ciao Salvuccio, qua siamo in famiglia col mio modo di fare. A chi gli piace si guarda la diretta, a chi non gli piace fate come cazzo vi pare. L'importante è che noi siamo al bar. Facciamo finta che siamo in un balcone, in un bancone di bar, come abbiamo sempre fatto nelle nostre dirette. Se ti vuoi accodare e ti vuoi fare gli sciortini con noi e fare due chiacchiere, sei ben accetto. Non te le vuoi fare? Detto questo, ragazzi, ci dobbiamo sbarbare. Accendiamo le luci, spero che i messaggi funzionano perché mi arrivo con ritardo e vorrei rispondere a tutti. Prodottino, ciao Tommà, che andiamo a provare questa sera uno dei tanti prodotti che mi sono arrivati circa 2 mesi fa da questo produttore che voi lo sapete, ragazzi, io ho un debole per questo produttore. Perché? Perché a livello meccanico questo prodotto sul mio viso, sul mio pH, ha un rendimento spaziale. Oltretutto è talmente bravo che nelle profumazioni ha delle piramidi olfattive, o perlomeno ha un naso strepitoso, perché fa delle profumazioni, ragazzi, da fuori di testa. Ora vi dico la verità, io non ho una cultura da profumiere, quindi non so se questo si va a clonare profumi famosi, profumi importanti. L'unica cosa che vi so dire, detto papele papele, le profumazioni che fa lui, spaccano il culo, sono pazzesche, perché sono rotonde. Ciao Silvano, ciao Peppino. Purtroppo non riesco a più a postare le mie foto. E perché, Giuseppe? Non lo so perché. Comunque, calcolate che da oggi, ragazzi, io sarò riattivo nel gruppo al 100%. Quindi, per tutti i problemi, ci sono io, il dottore Lombardo, c'è il buon Basilio. E quindi siamo super operativi per risolvere tutti i vostri problemi. Detto questo, ragazzi, il prodotto che andiamo a provare questa sera, per di chizzi, si è andato di sciavette, maledetto. Ora, vediamo che cosa mi dici. Ciao, Silvano! Rasace Traditionnel, voi sapete, è un produttore con cui io collaboro. Ho la fortuna che questo produttore mi ha in fiducia, mi manda i prodotti gratuitamente, ma con tutto questo sono libero di dire quel che voglio, perché io ci metto la faccia. Ovviamente il mio parere non è un parere da Nostradamus, però ho la possibilità di dire quello che penso e fare un paragone con un po' di saponi che ho provato, farvi capire bene o male a che posizione lo metto e a che livello lo metto. Detto questo, ragazzi, lo inizializziamo. Incominciamo con la dislessia di guerra. Giovanni Montagna, ciao fratellone. Io già mi ci sono fatto due barbe, ragazzi, vi dico la verità. La profumazione, io non vi dico un cazzo, andatevi a leggere la piramide olfattiva, spacca. Non fate come faccio io. Ecco, vi racconto questo aneddoto che è importante. Voi lo sapete che io faccio quello che non si deve fare nei saponi, cioè io gli metto fino a mezzo centimetro l'acqua bollente, lo faccio ammollare e poi lo vado a caricare. Tecnicamente è completamente sbagliato, veramente, perché vai ad alterare veramente il pH, la composizione del sapone, lo dislavi, gli fai perdere aromaticità. Ragazzi, ma a me mi piace montarli in quel modo. Grazie al signor Lucarelli, che lui ha tutto un modo suo di montare, cioè lui ne preleva il ciccinin che impasta, se lo mette nella ciotola, lo scioglie con le dita. E poi dopo fa due giri per caricare il sapone e se lo spalma in viso. Vi dico questa cosa che io ho testato e vi dico anche l'utilità e quando. Secondo me, a me piace il montaggio in viso, perché io sono del parere che i saponi non sono più saponi, ma sono cosmetici. Quindi più tempo li faccio restare in viso, più tempo la mia pelle ha modo di assorbire veramente tutti gli oli, burri essenziali che oggi nei saponi si stanno mettendo. Visto che la pelle in un'insaponata non è che riesce, non so, assorbire quanto proprietà nutritive. Quindi più ci stanno e meglio è. Però se tu vieni da un regime che ti fai le barbe tutti i giorni, se vieni da un giorno di sole, fare il montaggio in viso come faccio io, che me lo faccio crescere tutto in viso, quindi ruotare il pennello ripetutamente fino a quando me lo rendo lucido, idratato, eccetera, eccetera, è modo di provocare ancora più stress. Quindi tecnicamente è giusto che quando magari hai la pelle con eruzioni cutanee, con un pochettino di arrossamento dovuto al sole, al freddo, magari il montaggio fatto in viso, come faccio io, è sconsigliato, soprattutto secondo me se si usano maiali, perché vai ancora di più a sottoporre la pelle a stress. Dalla serie come le lamette, come il rasoio, meno passaggi fai,
meno ti irriti. Quindi montaggio, premontaggio in ciotolina e poi dopo quelle quattro spennellate ad ammorbidire la pelle, il pelo e ti sbarba. Se hai la pelle come oggi, che sembra perfetta, a coccodrillo, fate quello che non si deve fare. Acqua nella ciotola calda, apro tutto in diretta. Questo stop ti ha fatto bene con l'occhialetto, sei diventato più sexy. Sì, ma fratello, ma è un bordello perché. Ciao Massimuccio Cappelletti, ti voglio bene. Hai la mia stessa passione delle motociclette, vedo che te la sciali ed è un momento di libertà la moto. Io ce l'ho posteggiata, ma momentaneamente non c'ho voglia di riaccenderla. E che vi stavo dicendo? Se comincia a rispondere per del filo, ce ne andiamo a fanculo proprio alla grande. Comunque, gli vado a mettere l'acqua, lo ammollo quei 30 secondi e amen. Questa sera, vi stavo dicendo il fatto degli occhiali. Io praticamente mi mancano gradi da lontano nell'occhio sinistro e gradi da vicino nell'occhio destro. Quindi ho due occhiali diversi, uno da lontano e uno da vicino. Ora praticamente che succede? Devo camminare con due occhiali. Ciao buon vicino, ciao fratellone, o perlomeno ciao collega. E momentaneamente davanti allo specchio non ho capito se mi devo mettere gli occhiali da lontano o gli occhiali di vicino, perché se io rimango a questa distanza ci vedo benissimo e mi posso sbarbare. Se io già mi metto qua, praticamente io non vedo una minchia, detto bello tra amici, perché si parla colorito tra amici, non si parla sì, però perché prendi questo tirabuscio, parliamo belli grassi. Arrivato a questa distanza non vedo niente, perciò se stasera riesco a fare il bravo e mi saldo qua e non faccio il balletto del tacatà, fino a qua io vedo. Se mi devo avvicinare ancora di più, mi devo mettere gli occhiali diversi. Prendiamo la moto e accendiamo e camminiamo finché reggono le braccia, dai, sempre. Ciao Salvuccio! Facendo tante prove ho riscontrato che faccio il premontaggio in ciotola e le restanti in viso. Ciao mitico collega, il mitico sei tu. Sei tu, perché tu sei stata la persona che mi hai fatto sfatare il fatto che un siciliano che va a fare servizio a Trento. Sì, ma i trentini sono freddi, non ti cacherà nessuno. Invece, ragazzi, io sono arrivato lì. Ero solo in una caserma di colleghi, facevo servizio là. Con lui ho fatto il giuramento, cioè immaginate, il primo giorno che abbiamo giurato davanti al questore, eccetera, eccetera, eravamo insieme. Questa persona di tutto cuore mi ha detto: tu non sai manco dove stai praticamente, e sono convinto che quasi quasi non sai neanche la strada per andare a lavorare. Mi ha messo in macchina e mi ha fatto un giorno il cicerone, mettendoci soldi di nafta, mettendoci soldi di mangiare che abbiamo pure mangiato insieme. Quindi, questo qua, e lui è proprio Trentino, 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 e io ero terrone, terrone, terrone. Quindi, sfatiamo sempre queste minchiate da stadio, da case popolari. Perché tutto il mondo è paese e quindi tutti questi frazionismi, tutte queste tagli, questi tagli, queste distinzioni, ragazzi, sono tutte gran stronzate perché lui e tanti altri trentini sono persone che sono rimaste col cuore. Abbiamo fatto servizi impossibili dove c'era divertimento, rischiavamo la vita, eccetera, 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 ma sempre col sorriso e sempre dalla serie o ci ritiriamo tutte e tre a casa o non si ritira nessuno, perché eravamo una squadra. Cosa importante. Chiusa parentesi. Vuoi sapere cosa penso dello sciavette? Sì, però devi scrivere, comba, non fare più di tre righe perché sennò poi io devo premere altro. Cioè, ora mi incomincio a bagnare le mani ed è un casino. Allora, questa sera mi vado a mettere io un balsamo che fra poco uscirà. Che cos'è questo balsamo che ho creato? Per Dichizzi, fermati ora, poi ti leggo. Questo balsamo praticamente ho fatto un test su tutti i balsami che esistono nel pianeta Barba. Detto fra di noi, con un buon sapone o con una buona mano o con un buon rasoio dove tu ci hai trovato la lametta, il balsamo per barba non serve a una minchia. Detto fra di noi. Ma il mercato vuole questo e allora io mi propongo sul fatto che mi creo il balsamo per barba. Però se tu devi fare un balsamo per barba, sapendo già a prescindere che non serve una minchia con un sapone buono o con i saponi di ultima generazione, cerchi di farne uno che abbia delle proprietà, non per cazzi suoi che vada ad avere un effetto emolliente al pelo, alla pelle, e poi tu ci metti un sapone con caratteristiche diverse, vegetali o tallovate, che vai a fare un mischione, detto tra di noi, un mappazzone, che praticamente è successo perché l'ho fatto. Ciao Domenico. Che su certi saponi praticamente ti evita anche l'esplosione del montaggio perché proprio vanno in conflitto. Allora,
chi gli ho proposto questa formula da provare, cosa ho fatto? Gli ho dato delle basi di saponi tallowati a cui io adoro certe aziende. Calcolate che qua dietro io ho solo ed esclusivamente le aziende che io reputo all'altezza di essere provate. E quindi basta che esce un sapone, o me lo mandano, o se quell'azienda non me lo manda, perché non è che collaboro con tutti, io me lo compro perché so che la base è fotonica, cambia il profumo, ma siccome la scimmiazza è galoppante, io lo devo avere. Basta con queste cacate nord-sud, Bruno, ma io a che la penso sta cosa? Comunque, ti ripeto, l'amico mio è lì, il mio collega, quindi immagina. Detto questo, cosa ho fatto? Ho dato all'azienda sia un prodotto tallowato che un prodotto vegetale di alta fascia. Per alta fascia io intendo un prodotto che non sia un sapone da barba, ma sia un cosmetico da barba. Il quale cosa ho fatto? Vi faccio credere che io ero col camice bianco, la ciolla. Gli ho detto le particolarità che volevo. Quali erano queste particolarità? Queste particolarità erano che questa base, diciamo, emoliente deve non andare in conflitto sia con un sapone vegetale sia con un sapone tallowato, anzi che possa essere di arricchimento a tutte e due formule di saponi che noi usiamo. Detto questo, l'ho fatto, l'ho mandato a più amici, ho avuto riscontri importanti e ne sono veramente contento. Quindi a breve, visto che fine ottobre io penso che ci siamo, riparte il sito, così troverete il privé, il fotonico e tutte le mie linee e altre chicche. Ovviamente già vi faccio uno spoiler così poi non me le massacrate. Non sarà un sito dove trovate tutti i prodotti che hanno gli altri siti, perché avere o perlomeno fare un conto vendita agli altri quando, non so se ci avete fatto caso, visto che io ho avuto un po' di tempo per guardare, non per interagire con voi, ma per guardare un po' il mondo del web. Diciamo che l'ambiente si sta saturando, il cerchio si sta chiudendo. Già anche il più stronzo ha 10 saponi a casa e che consumerà fra 15.000 anni. Quindi mettere prodotti in commercio oggi con profumazioni diverse con la stessa base o metterti a strumentare per venderne 50 non ne vale la pena. Quindi mettere sul sito qualcosa di esclusivo, non andare a comprare dagli altri, quindi creare oltre il mio prodotto privé e fotonico altri prodotti. Pre-barba, altre cose, e automaticamente avere, tra parentesi, l'esclusiva dei miei prodotti, per non caricarmi un sito di prodotti degli altri, che a sua volta, ragazzi, affanculo, quello che c'è si vende, come diceva mia mamma, quello che c'è nel frigorifero si mangia, non c'è bisogno di avere 1.000 prodotti, ne bastano 3-4, se te lo vuoi comprare te lo compri, se no niente. Detto questo, ragazzi, mi levo l'occhiale tecnico, perché sono sicuro che comincia a schizzare ed è un bordello. Ciao Alessio! E mi metto il pre-barba. Allora, consiglio sempre, un altro consiglio che ho imparato, ragazzi, a prescindere i bravi montaggi, eccetera, eccetera, parlando con i mega barbieri di diverse regioni, quindi diverse culture, diverse mentalità, diversi modi di fare la barba. Prima e unica cosa che è il miglior pre-barba del pianeta Terra, l'acqua, l'idratazione. Quindi bagnatevi il viso. Ovviamente il barbiere non può lavarvi il viso perché sarebbe anche non elegante, quindi si limita col pennellino a sbagnarvi il viso, ma se voi siete a casa, sbagnatevi la faccia bagnata, idratata. Quindi mi bagno il viso, nel frattempo il sapone in ammollo. A barbazza, mi vado a mettere il mio prebarba. Allora, calcolate che sto facendo tutto il brodo per presentarvi il prebarba, che a sua volta con un sapone buono il prebarba non serve un cazzo. Però il mercato lo vuole e noi lo facciamo. Questo sapone non ha bisogno di prebarba perché è un top di sapone, ma io ve lo devo fare vedere. Quindi mezza marchietta ve la devo fare, faffanculo. Si presenta, sempre se funziona, liquido. E lo vado a mettere in viso. Allora, calcolate che questo prebarba qui, potenzialmente spalmato, potreste farvi anche la barba in automatico. Non è super trasparente, ma potenzialmente vi potete sbarbare senza bisogno di farvi l'insaponata. Ma che sbarbata è senza insaponata? Quindi serve solo ad ammorbidire il pelo. E col fatto che la sua composizione chimica è fatta apposta per sposarsi bene con i tallowati e con i vegetali, è veramente un toccasana. Ma vi ripeto sempre, con i saponi buoni, i pre-barba non servono una minchia.
Non mi fate fottere i soldi. Perché sono incazzato, compari, tutte le minchiate dei video che ho sentito, ragazzi, incredibili. Dici, ma vuoi fare il giustiziere della notte? No, però troppe minchiate, ragazzi, perché mi vengono la tritazione nei coglioni, non ce la faccio. Troppe minchiate. Allora, prebarba messo, l'acqua di vegetazione che è qua, e non fate come faccio io, prelevatelo. Dici, ma allora perché me lo fai vedere? Perché sono uno stronzo, mi piace farlo così. È come quello che nel vino gli mette la Coca-Cola, ma se a me mi piace, vaffanculo. Pennello strizzato, pennello che vado a usare questa sera, ragazzi. Io vi ho messo il mio pennello della Zenith, ciuffa alla Caccamo, cavallo, tasso, Manchurian. Invece no, devo provare questo nuovo ciuffo che sto testando, è un sintetico, manico, così, ma lo devo testare. Quindi, siccome l'avevo dimenticato, ragazzi, perché ho 3 miliardi e mezzo di prodotti da proporvi, questo qua potenzialmente potrebbe essere il nuovo... Tappo di alluminio e la versione vegetale? Ma che cazzo ne significa? Bella domanda mi hai fatto. No, penso che sia un tallovato questo qua, Davidù. O no? Minchia, quello mi fa sempre le domande tecniche, professore. Allora, penso che sia vegetale, ma siccome ti dico la verità, ho fatto tutta la parte che leggevo, ma io non vedo una minchia senza occhiali, dovrei andare a prendere gli occhiali vicino. Vedi tu, dimmelo ora in diretta che sono curioso. Comunque, il sapone si è presentato così, è diventato bello lucido. Ragazzi, questo qua è un sapone semi duro, quindi si può ammollare. Quelli troppo morbidi non li ammollate, o ve li mettete col dito nel pennello o fate il procedimento sulla ciotola, lo sciogliete un po' con le dita e poi gli date 2 giri a caricare il pennello. Lo vado a caricare come faccio io. Sono contento che a tanti, come monto io i saponi, funziona, perché tanti dicono, Giuseppe, non sapevo montare il sapone. Vita mia, sono contento che ti funziona, ma ti ripeto sempre, non ti ubriacare solo del vino mio. Colleghi appassionati, ce n'è tanti, guardateli tutti. Poi tu, con la tua manualità, col tuo modo di fare, scegli il tuo metodo, perché questo può funzionare a me e altre 50 persone, possibilmente lo provi tu e non ti funziona. E ti viene più facile a dire, minchia, sei uno stronzo, dici minchiate. Invece prova tante tecniche e tu stesso poi ti renderai conto qual è più attitudinale al tuo modo di farti la barba, al pennello che hai, eccetera, eccetera. Allora, io mi fermo, ragazzi, quando io vedo nel pennello, ho un punto di riferimento, che possa essere un punto di riferimento, ma è mio personale, che quando il pennello lo carico fino alle strisce che possa essere Manchurian, eccetera, eccetera, io mi fermo perché penso che sta carica mi possa bastare. Ha fatto un messaggio lunghissimo, sicuramente chi? Il Perdichizzi? No. Chi l'ha fatto? Il Perdichizzi. Ah, Perdichizzi, lo scialette è un gran rasoio. Perché puoi sbizzarrirti a farti, quando prendi la manualità e la mano, una barba profonda o una barba leggera sfiorando tanti colpetti a fascettina. Ovviamente ci vuole tanta manualità, ma te lo puoi cucire addosso. Quindi, se lo sai usare e soprattutto per esperienza personale ci becchi la lametta giusta, perché voi lo sapete, non c'è cosa più personale delle lamette. Voi lo sapete, io ormai sono innamorato di questa lametta qua. Che ci faccio pure lo sponsor? Che sono le Wizamet, ragazzi. Quindi se li volete prendere nel gruppo, avete un bello sconto sull'acquisto, sul pacchetto di 2,50. Sono le migliori lamette che io ho mai provato, perché voi lo sapete, il mio top sono le Kai. Però queste veramente sono super taglientissime e dolcissime e l'ho scoperte grazie al buon Tommaso Guerrini. E non vi nascondo che l'altra sera mi guardavo la diretta di due ragazzi, anche del Traverso mi pare che l'ho vista, dove esaltavo queste lamette e lui, ragazzi, minchia, le barbe non è che ha un giorno come a me che se le fa, lui c'ha un bel po' di tempo che se le fa, detto le stesse identiche cose, bene o male, che penso io, che sono taglienti, sono dolci, e quindi sono contento che il mio pensiero sulle lamette, pur non essendo un lamentaro, sono praticamente, come si dice, parallele, ragazzi, un mare di messaggi, ciao Peppino, come faccio io, mi spalmo completamente il sapone in viso, quello che si dovrebbe fare in ciotola,
E poi bagno le punte, e parliamo di punte, e incomincio il montaggio. Ho visto ancora tanti colleghi che il montaggio veramente sono litigati. Ragazzi, è inutile che vi stendete. Terenzi, Tommà, io ho l'Alzheimer, tu lo sai, vita mia. Terenzi, il signor Terenzi, mi perdonerà, ragazzi, io ho i miei problemi. Non è che in 3 mesi sono migliorato, ormai mi conoscete da 3 anni. Minchia, io per nomi, se non mi faccio i tatuaggi, ragazzi. Come vi dico sempre, non schiacciate troppo, ma lui deve lavorare di punte, perché è come se fossero le fruste. Ed è inutile, specialmente con un sintetico, pressare, perché vi irritate e basta. Cercate di essere, anche con un sintetico, il più veloce possibile a insaponarvi, perché vi posso assicurare, provando in questi mesi pennelli e saponi, mi è capitato che senza sbarbarmi, insaponandomi 2 volte, mi sono irritato il viso. Dici perché? Perché nel momento in cui, con l'ultimo sapone che ho provato, ci ho messo l'after, bruciavo come se mi fossi fatto la barba. Quindi, a un'insaponata aggressiva, diciamo vigorosa, vi posso assicurare che già senza radere bruciate, cose che ho scoperto avendo il tempo di poter fare le prove. Sono invaso da questa... Il Terenzi mi vorrà bene, ragazzi, l'ho sbagliato 2 volte. Oh, so vecchio, ragazzi, quasi 50 anni. E il Natale quando arriva, arriva. Acqua nelle punte, lo vado a mettere, melo lucido come faccio sempre, perché deve essere idratato, ragazzi, ricordatevi. A vedere il montaggio mi sembra vegetale a occhio, Tomma, non me lo ricordo, se lo vai a vedere sul sito e vedi com'è, perché non me lo ricordo, ragazzi. Va bene, rasoietto che andiamo a provare questa sera, un classico rasoietto, perché volevo provare il Mastro Olivi, però voglio il Mastro in diretta per provare uno del Mastro, quindi è uno dei miei rasoietti preferiti, che ho affilato sulla Maruca, quindi finitura su pietra giapponese, il rasoio geometricamente è in quota, quindi significa che lo spessore della lama è proporzionale all'altezza del rasoio, quindi geometricamente e come angolo di taglio acuto perfettamente in taglio per come deve essere o per come si classifica un mano libera, no che tu lo fai tagliare, possibilmente hai 21 gradi di angolo di taglio tipo coltello per spaccare le ossa dell'agnello. Fatta questa parentesi, vado. Allora, è canterino, quindi per gli appassionati cerco di non rompervi i coglioni, mi sto pure zitto in modo così magari vi godete il suono a chi piace, perché poi me lo dite, minchia Giuseppe hai parlato nel momento che lui stava tagliando, hai perfettamente ragione, mi faccio il perfilo perché sennò io dove vedo schiuma taglio, minchia parto dal petto senza pietà. Ci siamo. Ah, vai tranquilla, anche abbiamo minchia a Marsa. Minchia Andrea grande. È incredibile. Siamo rovinati, ragazzi, è arrivata una certa età, minchia parli da solo. Perché non vi succede quando siete nervosi che sei convinto di dargli risposta a quello e incominci a parlare da solo? E a me mi piglia con la fame nervosa, minchia tutto quello che è commestibile, ragazzi, me lo mangio senza pietà. Ci siamo. Ciao Alessio! Ok, sono vegani.
Forse trascorre troppo ore. No, Domè, io odio Nintendo e PlayStation. Non ho tempo di un ca. Invece in questo periodo, dico la verità, fratello, non ho fatto nulla. Proprio dalla sera, quando spegni tutte cose, che praticamente sei in relax totale, disintossicazione. Vado di qua, tanto sicuramente, come vi dico sempre, le basette le sbaglierò. No, tutto sulla maglietta. Tutto sulla maglietta, no. I perfili li facciamo dopo. Allora, accelera che le 10 devo essere al lavoro. Faccio il possibile, Peppino. Chiaro, ragazzi, ma quanto vi voglio bene. Allora, mi sistemo un attimo il pizzo, cioè che gli levo la schiuma, in modo che così, ragazzi, non me lo rovino. Perché lo sapete, io sono cintura nera mondiale per rovinare basetti. Per pizzetto. Quindi, numero 1. Ai. Acqua calda, ovviamente. Vederti usare il mano libero è sempre un piacere. André, mi sento, credimi, più sicuro del dia. Ti sembrerà una stronzata, non lo faccio per fare il guappo. Il pizzetto l'ho pure levato in diretta perché qualcuno dei furbi colleghi mi diceva: perché tutti quelli che si fanno la barba col pizzetto hanno vita facile? L'ho pure fatto. Io vedo dove è la lama e sono sicuro. Io col DE, a parte questo gioiello qua, che secondo me è il top dei rasoi che ho mai provato, a parte il Rex, io sto sempre col culo, compa, che mi taglio, che non stiro bene la pelle e mi falcio. Non ci posso fare niente, ma è l'inesperienza. Puoi dire ciao a zio Santino, ciao zio Santino, ti voglio bene, sei un amico di quel disgraziato di tuo nipote, sarà tuo cugino, un disgraziato, un altro disgraziato come me, questo, un pazzo criminale, un pazzo criminale. Ciao Stefan, grande Stefan Smith, è il proprietario di Rasage Traditionnel, che ti ringrazio sempre. Per l'omaggio che mi fai, per la collaborazione che abbiamo tutte e due, sei un grande. Un saluto a te e alla tua famiglia. Te l'ho sempre detto: in questo canale le marchette non si fanno, si fanno dei margini di paragone. Il tuo prodotto è ottimo, un ottimo vegetale. Forse oggi c'hai una spanna avanti la nuova formula VR1 che ha fatto l'Aighè, ma stiamo giocando di peli. Ma parliamo che ti sei messo nel mondo della savona, diciamo, della rasatura con prodotti veramente top. Ragazzi, mi è successo mai che vi cade la carta igienica per terra, voi cercate di riprenderla, più tirate e più si allunga, praticamente era arrivata là sotto in camera da letto, porco di un cane. Ecco. Allora,
definiamoci sto pizzetto. I messaggi se ne vanno. Allora, vado qua. Questa è una. Speriamo di non sbagliarlo, ragazzi, perché io per sbagliare i pizzetti, sbagliare basette, picchia, sono cintura nera. Ciao Luca, andiamo da questa parte. Qualcosina si è lavata. Parliamo che siamo quasi a secco, ma il calzapone, ragazzi, è talmente moliente che è allucinante. Allora, speriamo che questo lato assomigli a questo lato. Dio Santino, addirittura, ragazzi, mi dispiace se non leggo veramente tutti i messaggi. Il tempo che finisco la sbarbata e vi leggo, promesso. Igienico ovunque, ragazzi, ovunque. Vabbè, andiamo di seconda passata. Voi, come sapete, l'ho sempre pensato, ragazzi, e non l'ho mai negato, perché a me non mi è mai piaciuto il contropelo, per due motivi. Uno, perché secondo me il contropelo non serve un cazzo, detto fra di noi, a prescindere che tu possa avere la fissa di farti il contropelo perché devi uscire a culo di bambino. Onestamente, il culo di bambino, il viso ce l'ho avuto quando avevo 9 anni, basta, ora ne ho 45, non ne faccio 46, quindi ormai la pelle ce l'ho bella da grandicello e me la godo. Detto questo, seconda cosa, la mia pelle, pur usando un mano libero, quindi il massimo della dolcezza, affilato a mio gusto, eccetera eccetera, la mia pelle non gli piace, perché così io dopo 2 ore come se non mi fossi fatto la barba. Nel momento in cui io ci faccio il contropelo, anche con un'ottima sbarbata, ovviamente bollicine ed irritazioni non ce n'è più, però la mia pelle non ha lo stesso risultato nel post rasatura dopo 2 giorni alla ricrescita di come io quando mi faccio la barba solamente pelo e traverso. Sapone che non ha sfondato di niente. Wow, mamma mia, ragazzi, ho avuto la soddisfazione che in tanti di voi, quando io ve l'ho presentato che dovevo fare la diretta e poi non l'ho più fatta, l'avete preso sto sapone. Ragazzi, è tanta roba, è tanta roba, è tanta roba. Non leggo i messaggi. Ciao Erika, non ti avevo visto, ma il Daviduccio Sato dov'è? Ciao chef! Abbiamo lo chef Barcellona in diretta. E i saponi, ragazzi, montateli. Non fate lo stucco. L'idratazione. I barbieri hanno fatto una vita alle barbe con idratazione. Fatevi tante idee, guardate tutti, però ubriacatevi di vino buono e di nozioni giuste.
Ok. Seconda passata, ci facciamo una mangiata. Chef, io che lo desidero di stare una sera con te, ma sta facendo a desiderare. Quando dici tu, quando dici tu, quando dici tu, quando vossi è libero, me lo fai sapere. Che organizziamo? Problemi non ce n'è. Ovviamente cucina tu, che sia chiaro, eh? Cioè per te, per me è un giorno che io devo rotolare. Tu cucini, che sei bravo e si deve mangiare bene. Cazzo, cazzo! Cazzo. Ci andavo prima dove erano un pub, ragazzi, faceva panini mostruosi. Mi pare che c'erano anche 600 grammi. Voi venite a casa mia, buono! Oppu bello ci fanno da queste parti. Ottimo! Ora organizziamo. Ovviamente, come si dice dalle nostre parti, io tu pulivo chi è per e chi è... Andiamo di obliquo. Andiamo, yeah, ragazzi, ma perché i messaggi mi si bloccano e devo premere? È novità. Ciao Mario! Ci siamo, il segreto per una pelle top è... Vediamo, mi sciacquo il viso ragazzi, continuazione, altra cosa, altra parentesi, mi passo un po' di sapone in viso, così mi assorbo di più le proprietà nutritive e vi racconto questa. Di solito noi nelle sbarbate... Facciamo che a fine sbarbata come ora mi sciacquo il viso con l'acqua fredda perché gli dà proprio quella sensazione di freschezza, specialmente se sono dei profumi, dei saponi freschi, eccetera, eccetera. Goduria totale. In quella base dove sono stato, che c'era un gruppo di barbiere, di quelli là col pelo bello bianco, alta scuola, non esiste. Fine rasatura, acqua calda. Perché? Perché continuiamo a tenere i bulbi aperti, il sebo della pelle aperta, per immagazzinare ancora di più le proprietà degli after di ultima generazione che sono carichi di burri, di oli. Perché se tu nel momento, ora io finisco la barba, ancora c'ho, diciamo, potenzialmente la pelle calda, gli do lo shock termico dell'acqua fredda. Quando metterò l'after super emoliente, super pieno di oli, burri, ok, ma già che la pelle non ne assorbe un cazzo, detto fra di noi, in più c'hai i pori chiusi, nada, tanto vale che ti metti un after normalissimo, acqua denaturata, alcol e profumo di sintesi, non te lo metti il profumo o perlomeno l'after super carico, ma quando hai degli after che sono cosmetici da barba e non più il classico after, pori ragazzi sempre aperti, quindi acqua calda, mi sciacquo il viso.
calda sì, ma no in questo modo, però porco cane, brucio. Forse ancora ci sono 40 gradi in Sicilia e c'ho praticamente la caldaia un pochettino altina. Mi ricordavo che solo con l'acqua calda la temperatura era docciabile. Ma che? La pelle mi stavo sciogliendo. Allora, prodottino. Pizzetto forse ha bisogno di una sistemata. Acqua calda sempre. Andrea, io non ti nascondo, ero uno di quelli che mettevo l'acqua fredda, perché finita la sbarbata, la freschezza magari sul sapone mentolato, l'acqua fredda, e facevi, ah, niente di più sbagliato, cosa che ho scoperto, ma già lo usavo da tanto tempo, nelle ultime dirette già usavo sta tecnica che non la sapevo da nessuno, a mie spese, ma ora ho avuto la conferma che non sono un coglione, sono il penultimo, avevo scoperto che con la pelle calda, stiamo aspettando la tecnica vintage del borotalco, ma il tuo Alzheimer è galoppante. Lo userò, ragazzi, e credetemi pure anche sta cosa. In questi 3 mesi che mi sono fatto tutte le barbe possibili e immaginabili con prodotti rivalutati, eccetera, eccetera, il borotalco, te lo giuro, me lo sono scordato, perché hai detto bene, il mio Alzheimer è galoppante. Proprio, galoppante. Allora, detto questo, vi voglio fare conoscere un prodotto che me l'ha fatto conoscere quell'anima scimmiatrice portainferno del buon Guerrini, che si chiamano EGA. Sono prodotti svedesi, se non dico una minchiata, ragazzi, sono pure difficili da trovare. Non prendeteli se li trovate nei siti, perché la spedizione costa di più del prodotto stesso. Però, se cercate un emoliente che vi siete veramente sgranati, e no il prodottino magari che ti dà un pochettino di elasticità, o un pochettino di un pochettino lenitivo, che veramente ti leva le irritazioni o ti leva quel rossore a distanza di 20-30 minuti da quando tu l'hai messo, ragazzi, questo funziona. E c'è quello blu e quello verde. Ora, io non so dove si compra ed è pure difficile reperirlo. Se vi volete provare, contattate a Tommaso, anzi digli che metti il link, perché è un sito svedese, non so da quale cazzo di parte del mondo si vede, e magari chi è nella stessa regione, fate un unico ordine e vi pagate l'spedizione se vi piglia la scimmia. Ma questo come emoliente nutritivo è una bomba spaziale. Io onestamente mi sono fatto una barba, mi sono preso l'orecchio, forse sapete, ma me ne sto accorgendo ora, ma manco me ne sono accorto. Dove cazzo mi sono preso? Cioè, mi sono fatto un microtaglio e manco me ne sono accorto. Sicuramente passando vicino all'orecchio. Comunque, non morirò. Importante anche curare la pelle tra una rasatura e l'altra, sempre. Ovvio, Domenico, hai detto una cosa benissimo, cosa che io completamente prima sconoscevo, il fatto di usare delle pomate. Sai, già l'uomo di suo è grezzo, ma chi cazzo se la mette la pomata? Ragazzi, esco alle 4:30 di notte e mi ritiro alle 8 di sera. Ma tu pensi che di mattina alle 4 col sonno e già c'ho i coglioni che devo andare a lavorare, mi vado a mettere la pomatina? Però, se tu ci pigli l'abitudine, è un secondo preciso, e ti accorgi che acquisisci elasticità, ti protegge dal caldo o dal freddo, ovviamente mettendo, ragazzi, pomate serie, non la Nivea, con tutto il rispetto per il signor Nivea, ma esistono pomate serie in viso, e la differenza tra una rasatura all'altra o al mantenimento della pelle a livello di elasticità, morbidezza, anche come protezione filtro tra il freddo e i raggi solari, funziona, ragazzi. Sono cose che siamo ora nella nuova era, diciamo che l'uomo sta imparando a usare un pochettino di prodotti, non dico femminili, ma a curarsi un po' di più, perché i prodotti esistono, ragazzi, e fanno la differenza, quindi fa parte di tutto. Detto questo, mi vado a mettere un pochettino di EGA, che non c'è motivo, ragazzi, perché mi sono fatto una sbarbata solamente pelo e obliquo. Ovviamente per i cultori del, che quando si sbarbano tutti non devono sentire i peli qua, quindi fanno, ma il contropelo non me l'hai fatto bene.
Ragazzi, un pochettino di pelo lo sento, ma sono presentabile. Non ho stressato più di tanto la cute. Mi sono levato la barba di 5 giorni. Sono liscio, perfetto. La mia pelle non ha avuto nessun trauma, perché il rasoio tagliava bene, me ne sono accorto. E il prodotto che ha fatto il suo dovere, creando un microfilm emoliente, idratante, l'insaponata è stata perfetta. Mi vado a mettere un po' di questo che fa anche un taglio ogni sera e la pelle tendere al secco. No, il tires no, domè, onestamente no. E infatti, perché, o perlomeno, chi ha la pelle grassa magari se può fa. Ciao ragazzi, devo lasciare un abbraccio a tutti, ciao Giuseppe. Ci vediamo, ci sentiamo Andrea, un abbraccio. La diretta poi sarà passata su YouTube e ti vedo il continuo. Un abbraccio forte, ci si sente. Anche perché mi sono sentito con Bruno, mi stanno arrivando i prodotti di Bruno, di Thomas, di Factory Lab, che proverò a breve sul canale, quindi ha il piacere di sentire il mio giudizio. Già ho 2000 spoiler vostri, che è un gran prodotto. Sono contento di aver avuto la possibilità e di essere stato contattato da Bruno, perché vuole un mio parere sui prodotti. E onestamente, ragazzi, vi faccio sapere la mia e a che livello li paragono in base alla mia modesta esperienza. Quindi vado di Ega mattina e sera. Ok, sì, questo qua non ce l'ho. Ok, questo qua non ce l'ho. Guarda, io non ti nascondo che cos'è che mi sto mettendo io. Mi metto il mio balsamo fotonico, che sulla mia pelle idrata e va alla grande, visto che io soffro di pelle secca e squamo come il pesce palla. E un... guarda qua, te lo faccio vedere. È un dopo barba crema fluida, che praticamente il buon Tommaso a Firenze, c'è un'azienda che lo fa da anni, è un prodotto storico fiorentino e artigianale. Ragazzi, è una crema idratante che è una bomba e me l'ha regalata. Quindi non so se, mi pare che questi neanche il sito internet abbiano, non lo so. Domandategli a quello, che è un'anima porta inferno, scimmiatrice, l'alimenta le scimmie. È un gran prodotto, infatti gli ho detto, appena che mi finisce, mi puoi pigliare l'altra, perché è una grande crema idratante. Ovviamente ragazzi, per crema idratante intendo qualcosa che non sia una Nivea, cioè per capirci. Quindi Ega, ragazzi, mettetene pochissimo, perché proprio il suo dovere lo fa, ma vuole percentuali pochissime. Guardate quanto l'ho messo, per capirci. Perché un forte disinfettante, un forte lenitivo, ma lenitivo in questo caso ha un cazzo, perché non mi sono fatto niente. Sbarbata perfetta. Lo si fa evaporare. E io vorrei vedere che cazzo... Cioè, ragazzi, è un micro taglio de merda. Boh. Il taglio, ok, il taglio sì, io ce l'ho tutti, ma tranne quello là praticamente io. Ce l'ho tutti, tranne quello là. Allora, guardate un po' che è rimasto del sapone. Crema, crema vegetale. Allora, come vegetale, ragazzi, in Italia se ne mangia vegetali a mai finire. È fatto veramente bene. Se devo essere sincero, forse, e dico forse, di un punto, non di più, la formula VR1 di Aeghe è forse un pizzico superiore. Ma un pizzico superiore, ragazzi, forse alla protezione in viso. Ogni tanto sento questo sapone non è scorrevole. Io non capisco questa parola del sapone che non è scorrevole, ragazzi. Ma che significa il sapone non è scorrevole? Cioè, dovete tirare un aratro. Cioè, tra un sapone super scorrevole e un sapone che non scorre, il tiro del rasoio in viso che sarà un grammo di tiro in più. Quindi quando io sento queste cose, ragazzi, mi vengono l'irritazione nei piani bassi praticamente. Il sapone deve avere la giusta scorrevolezza, perché se è troppo scivoloso, quando vi fate la barba non vi potete tirare manco la pelle. Onestamente non serve a un cazzo, detto fra di noi. Questo è l'altro che proveremo di Rasace Tradizionale, ragazzi, spettacolare. Moana, profumo d'acchiappo, che ve l'ho detto col dottore Lombardo. Questo fa paura.
Equinox Oasis fanno paura, perché mio compare Stefan a naso, ragazzi, io non lo so se lui cloni saponi, i profumi importanti, io non lo so di dove, se lui è un naso e tu fai questi saponi, sei un grande, credimi, sei un grande, non so come cazzo fai, ma se tu lo copi, fai bene a copiarlo, perché sono profumi allucinanti. Sì, vabbè, se torni al Multilama con quella linea bavosa. No, ragazzi, il Multilama è stata un'esperienza che ho fatto. Ho voluto provare, perché come sapete il perdichizio ce l'ha massacrate. Daviduccio, che dirti? Io lo reputo un incrocio. Un incrocio, però. Calcolate che io col naso, ragazzi, mi fumo la pipa, i sigari, quindi non è che c'ho tutto sto naso e non ho letto la piramide olfattiva, perché tanto, anche se la leggo, non la capisco. Calcolate che è un incrocio, tipo Acqua di Joe, Davidoff, Cool Water. Io ci sento queste fragranze qui, sono fragranze acquatiche, fragranze fresche, uno spettacolo. Ma credetemi, di tutti quelli che ho di loro, cioè tutti, uno che non mi sia piaciuto non c'è, di cui ho mandato i sample a Tommaso Guerini, il quale ora quello è diventato un guru a 2000 saponi, e glielo dicevo, ma vedi che quando tu lo provi rincoglionisci, perché non è la classica profumazione, lo capisci che è profumeria artistica, è diverso, qua siamo al top, li ha provati ed è impazzito, e credetemi, oggi lui è diventato veramente bravo, bravo e naso, spettacolo, ragazzi. Ma ragazzi, ma ora arriva il bello. Ora innanzitutto chiudo Lega. Non lo so. È questo qua, Nicolas, sei sicuro? Il quoium di ortopatia, non lo so. Ti direi una minchiata se tu lo sai, ed è questo qua, hai risolto il mio dilemma, perché io sono combattuto se Stefano è un naso della Madonna, che non capisco perché fa saponi, se hai sto naso tu devi fare profumi che costano 5.000 euro perché sei stellare, o se tu non c'entra niente, o se tu crei queste profumazioni di naso tuo, sei un grande. La meccanicità dei prodotti è fotonica, va benissimo, ti porti a casa delle sbarbate incredibili. Ma ora arriva il bello. Allora, sul fondo vediamo pochissimi oli giù, che a sua volta vado shakerando, e ora arriva il bello, ragazzi, perché io già l'ho provato, top, profumi di pulito, di fresco, di estate, di mare, salsedinoso, buono, ragazzi, ma è rotondo, non è quei classici profumi che ne ho tanti all'americanazza, che io, lo sapete che adoro i profumi sparati, ma tante volte, siccome sono grezzo, mi piacciono i profumi senza senso, che siano sparati e buoni, però quando trovi un profumo che è rotondo ed è perfetto con le proprie scale, quindi testa, cuore e fondo, anche se sei uno che non hai naso, lo capisci che c'è un certo divario tra le profumazioni, quello esce prima, esce dopo, e ti rendi conto, ragazzi, che per farli ci vuole naso. Però vi ripeto, io non lo so se queste profumazioni qua sono presi da profumi importanti. Vi dico solo, ragazzi, che sono strepitose. 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 Minchia, ciao. Mamma mia, ragazzi. Allora, sul viso non è per niente appiccicoso, anzi è molto sgrassante, però lo senti che ci sono gli oli che stanno andando a nutrire, perché lo senti un pochettino di scivolosità, però non è appiccicaticcio, non me la sento la pelle appiccicosa. Chiudo. Minchia, ragazzi, ciao. Mi emoziono quando provo questi prodotti. La cosa brutta, lo sapete quale, ragazzi? Che quando ho provato un buon sapone e poi non ha le prestazioni di profumi, cioè perlomeno olfattive di un sapone a sta altezza, non esci contento dal bagno, credete? Perché oltre alla bella sbarbata che oggi, ragazzi, diciamocelo chiaro,
Saponi scarsi non ne fa più nessuno, quindi ti puoi sbarbare con qualsiasi prodotto, ti porti a casa sempre una bella sbarbata, sapendo la tua lametta preferita, il tuo rasoio che possa essere di sicurezza o a mano libera, la sbarbata te la porti a casa. Però avere pure la soddisfazione olfattiva perché dici minchia che buono, è un'altra storia. Poi Enife è un'altra azienda che con le profumazioni propone qualità al pari di meccanica e resa. Sì, stiamo parlando però di Phoenix Noembo Artisan, fa delle belle profumazioni, sì, però vedi la differenza con questi qua, con Rasace Tradizionale, sai qual è Domenico? Che quelli sono potenzialmente più mischioni. Questo invece senti la raffinatezza, Ventola, la raffinatezza, senti il tocco di classe. E mi è successo più volte, mi è successo più volte, di uscire bello profumato e sbarbato, e qualche amico o il gentil sesso: ma che hai messo? Ma fai un odore? Perché sono ragazzi buonissimi. Io vi ripeto, spero che questa persona, Stefano, abbia naso e li faccia lui. Perché sono mondiali. Ma tu devi fare il naso, devi fare i profumi, fai i profumi di sti after. Io me lo compro subito. Stefano, fai il profumo perché è strepitoso. Cioè, non mi accontento dell'after, perché l'after è spaziale. A prescindere che gli after sono super persistenti e funzionano. A me questi prodotti, lo sai chi me li fece conoscere? Che poi iniziò la nostra collaborazione con Stefano? Erika, che ai tempi si comprò Zenith, se non dico una fesseria, vero Erika? Io Zenith me lo presi e sono impazzito, perché è una profumazione che assomiglia a profumazioni sentite, però sempre con quello che vi dico io, altro sentire una profumazione che ci assomiglia, esatto. Non mi ricordavo se eri tu un altro, sempre vi ripeto ragazzi, io ho l'Alzheimer conclamata. E quando io l'ho sentito, ho detto assomiglia a altre profumazioni che io conosco. Però questo è rotondo, c'è raffinatezza, Ventola, c'è tocco di classe. È stata una bella scoperta. Io grazie a te l'ho conosciuti e oggi io con Stefan ci collaboro e quindi sono felicissimo che grazie a te ho scoperto questi qua. Dovrei averlo qua. Guarda qua. C'ho il campioncino. Questo qua è Zenith, ragazzi. Questo è spettacolo. Ragazzi, credetemi, sono uno più buono dell'altro. La meccanicità è tanta roba, non potete perdere. Se andate sulle piramidi olfattive, chi ha più esperienza, se vi intrippano questi saponi qua, andate sulle note che bene o male con saponi che avete conoscete. E fate una distinzione, che quelli che avete con quelle note olfattive sono, diciamo, meno rotondi, hanno meno classe, sono più buttati lì i prodotti. Questa è profumeria artistica, quindi calcolate di quelle fragranze la massima espressione olfattiva, fatte come Dio comanda. Spettacolo. Ne sono felice, i suoi prodotti sono fantastici, confermo Erika. Tu lo sai, io ci metto la faccia, le stronzate stanno in aria. Ovviamente nei suoi saponi non si sente tallo, non si sente, perché ho visto qualcuno che diceva che fanno odore tutte stronzate micidiali. Non so da quale base, da quale esperienza super mega galattica uno possa dire una cosa del genere, perché sono bilanciatissimi e sono perfetti sia questi che quelli là tallovati, perciò non lo so. Detto questo, ragazzi, vi dico cosa abbiamo provato stasera. Abbiamo provato dopo tanto tempo, e poi ci facciamo due chiacchiere e rispondo alle vostre domande, perché ne ho domande di dietro, magari chi l'ha fatte le ripropone un'altra volta, ragazzi, perché non ho avuto modo di leggerle. Voi lo sapete, io su certe aziende, che sono le uniche che voi vedete qua dentro, quindi sono le aziende che io seguo, perché gli altri sì, saponi come a tutti gli altri. Per me i prodotti che vedete sempre nel mio bagno sono i prodotti che tecnicamente sul mio viso fanno la differenza e che reputo il top che momentaneamente esiste. Ovviamente dal migliore al peggio avrò i miei top, però questo è quello che di buono secondo me esiste nel mondo rasatura. Lui non potevo non metterlo, perché per me sono strepitosi. Moana, praticamente gliel'ho fatta provare al dottore Lombardo nel bagno da me. Si stava insaponando e mi fa: che ma questo è un profumo da acchiappo, mi ha detto. Minchia, ragazzi, le risate, pisciavo dalle ginocchia dalle risate, incredibile. Il dottor Lombardo se ne è uscita con una massima. È buonissimo, ragazzi. E calcolate che è di Moana. Io c'ho pure il balsamo, che ogni tanto me lo metto.
Perché purtroppo, ragazzi, io sono tipo un accumulatore seriale. Delle cose che mi piacciono veramente, ne riesco a consumare poco perché poi mi sembra brutto che mi finiscono, capito? Dice, ma te lo ricompri? Ma ci vado sempre con parsimonia. Allora cerco di usare quei prodotti che veramente mi piacciono per le serate importanti. Per me la serata importante, ragazzi, che mi vado a mangiare il pollo con le mani in una trattoria, che sia chiaro, va? Non è che ho serate di gala. Ma sono gran prodotti, quindi... Prodottino eccezionale, ragazzi, spettacolare, sia per resa, sia per profumazione. È un vegetale di alta fascia. Io momentaneamente, come vegetali di alta fascia, ve lo posso paragonare a un abate lamantia, siamo a questi livelli qua, come vegetale. Un vegetale che momentaneamente io trovo un ciccinin superiore, la formula CK6 e la VR1 di Aighe. Ma parliamo, ragazzi, di trovarci il pelo nell'uovo. Ovviamente dico che se devo giocare di olfattività, conoscendo bene o male la piramide olfattiva che me la vado a guardare e avendo dei prodotti, qua avete una complessità delle profumazioni da fare paura. Il top, forse lo usa materie prime spettacolari, io non lo so. Ma le profumazioni, ragazzi, sono uniche. Profumeria artistica, tipo la profumeria artistica che ci offre il dottor Fulco con Abate Lamantia. Quella è profumeria artistica, ragazzi. Non si è un'altra profumazione. Lo senti che si apre diverso, fra un'ora ce l'hai diverso, se sudi ti cambia ce l'hai diverso. Altra storia, altra storia. Una cosa che vi voglio dire, ragazzi, a prescindere dalla scimmia, perché poi... Quando diventate seriali in questo modo, sì, è bello, ragazzi, ma quando li consumerò tutti questi saponi? Vi dovete fare una domanda, e vi dico perché a questa domanda io ho la risposta e ve la dico. In questi 3 mesi che io non ho fatto dirette, mi sono fatto la barba provando più volte determinati prodotti. E vi dico una cosa, ora ti rispondo, Davide, alla fine, credetemi, mi sono fatto la barba sempre con quei 3-4 prodotti. In questo bagno qua ci sono oltre 1300 saponi a set, tra sapone e after, 1300, e li conosco tutti. E con tutto questo, credetemi, alla fine ti fai la barba sempre con quelle 4-5 profumazioni perché ti esaltano. Quindi non fatevi pigliare dalla scimmia. Quella agli agrumi, zio Caccamo, ha fatto fotonico, e ti posso dire che mi ci sono impegnato per fare fotonico. Gli ho messo le fragranze di bergamotto calabrese con Anna Maria, le migliori che esistono, fatto secondo me come Dio comanda, ci siamo. Ma io non sono un naso, e non è neanche un naso come gli orologi, i profumi, eccetera. Sì, io non sono un naso, quindi quando mi è arrivato questo qua, nuova linea sua, a sto punto, a quanto ho capito, questo è tallovato, ma non c'ho gli occhiali e non vedo una ciolla, non lo so, me lo dite se questo qua è tallovato, non lo so perché non vedo ancora, lo devo provare, ragazzi. Ciao, è un limonoso, ragazzi, mi dà 3 piani, mi dà 3 giri al fotonico, e vi posso assicurare, in tanti di voi l'avete comprato, in tanti, il gruppo intero l'ha comprato, e non denigrerei mai il mio prodotto, ma nella vita bisogna essere obiettivi. La profumazione di questo limonoso è talmente complessa, talmente rotonda, talmente elegante, che il mio sembra un aftermarket, con tutto che ci ho dato l'anima. Ma vi ripeto sempre, io non sono un naso. Anna Maria non è un naso. Fare il naso, avere quel tocco di classe, saper sfumare, saper interpretare la profumazione, che quella è buona per il fondo, per il cuore del profumo. Ragazzi, è un'arte, è un mestiere. Non è che ti svegli e domani fai il profumiere. Perché io, quando ho fatto privé, la profumazione, ho avuto almeno 40 campioncini. La mattina lo sentivo la striscietta con Anna Maria, nel momento in cui l'indomani mattina l'andavo a risentire, ragazzi, sembrava una cagata quel coso. Stavo impazzendo.
stavo impazzendo, non riuscivo a trovare la quadra, quindi parlo per esperienza personale. Creare un profumo di sana pianta, perché ovvio sia fotonico che il mio privé non sono cloni di nessuna profumazione, e fare un profumo di sana pianta, ragazzi, credetemi, non è facile. Ritornando a noi, per creare una profumazione del genere, con tutto che ho limonoso, quanti cazzo di limonose avremmo noi nei nostri... il 60% di tutti i profumi che abbiamo in after c'è la base bergamotto. Pensate che qua dentro, ragazzi, di tutto quello che avete sentito non c'entra un cazzo, e questo è un profumo elegante, sembra un profumo di nicchia di 350 euro. Porco cane. Vi ripeto, un giorno che avrò tempo, perché Stefano parla in francese, io onestamente vi devo mettere col translator, ma glielo chiederò se sono creazioni olfattive sue oppure si ispirano a profumi importanti, perché se lui, vi ripeto, e sarò ripetitivo, ha sto naso, minchia compà, ma tu chi ti ci porta a fare i saponi? Fai i profumi, tu hai vinto. Tu hai vinto. Io non so neanche se l'ho aperto questo qua. No, è chiuso. Lo apro in diretta, ragazzi. Poi ci facciamo la barba. L'ho aperto con voi, perché ho il piacere ogni volta di aprirlo con voi. Lo apro con voi in diretta. No. Ragazzi, top. Top, ciao Dario, top, cioè, che cazzo ve lo dico a fare? Boh, e dico boh, ragazzi, tanta roba, tanta roba, credete, tanta roba. Se tu dovessi fare le farfalle col privé, Nicol, si potrebbe fare, però ti ripeto, per quanto bravo mi sento che sono stato a fare il privé, la profumazione, che la reputo una buona profumazione, quando tu provi una profumazione del genere, vi ripeto sempre che sarà stata fatta di naso di Stefano, che sarà una riproduzione di un profumo super mega costoso che noi non conosciamo, ti senti piccolo così. È la verità, ti senti piccolo così, che qua è spettacolo. E questa è la differenza. Io sono del parere che se tu crei qualcosa, lo devi creare veramente particolare e molto molto complessa per fare la differenza, per metterti sul mercato veramente con un qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è. Quando a livello meccanico me la gioco, secondo me, i miei sono tallovati, per carità, questo è un vegetale, però a livello meccanico ce ne sono saponi con cui ci sto a paro, anche saponi di nicchia e anche di più. Però a livello olfattivo, ragazzi, io non ce l'ho le competenze che può avere un naso che questo mi crea queste profumazioni che spaccano il culo. Che questo qua è una cosa pazzesca, ragazzi. Ma questi, ma come tutti? Ma come tutti? Come tutti? Questo qua di che sapeva? Boh. Barbe. Guarda, non continuo. Peppino Campo, buon lavoro, fratello, occhi aperti, mi raccomando, buon lavoro, buon servizio e mi raccomando, occhi aperti, fratellone. La sera ci dobbiamo ritirare a casa, quindi non te lo scordare mai. Niente, ragazzi, ora, allora, se ci sono state domande che avete fatto che io non ho risposto, fatemele, perché ero concentrato a farmi la barba. Mi sono pizzicato l'orecchio, ragazzi, ma manco me ne sono accorto. Ma chi ci crede che manco me ne sono accorto? Manco me ne sono accorto. Oh, è una pezzettina. Non è una pezzettina. Allora, domande, ragazzi. A 3 mesi che non ci vediamo. Oh, mi siete mancati, ve lo giuro, eh. Cioè, giuro, mi siete mancati, perché ragazzi, l'abitudine, poi oltretutto 2000 messaggi, non so quante persone si sono fatte l'abbonamento sul canale YouTube, quanto iscritti, cioè ho detto, cazzo, forse mi conviene non fare le dirette, così vi faccio bene e vi iscrivete al gruppo, non lo so, quindi contento, veramente, contento. Io avevo troppo voglia di direttare, a prescindere che, ragazzi, abbiamo tanta di quella roba da provare, che possiamo stare un anno facendo le dirette un giorno sì e un giorno no. Quindi
preparatevi, che ora si incominciano. Io spero di avere ora la possibilità di fare una diretta ogni 2 giorni, come si faceva prima col mano libero, perché la maggior parte delle sbarbate useremo il mano libera. Ogni tanto il mio amato rasoietto ve lo faccio vedere, che io sono innamorato di quello Tatara, che per me è il top dei rasoi che ho mai provato, perché si addice alla mia manualità ed è fotonico. E quindi il sapone ve ne ho parlato, sapone e after. Importante, mi hai abbandonato, come ti dissi, mi hai lasciato in balia delle donne. Sulla piattaforma viola, ragazzi, sto aspettando che mi ritorno l'iPhone, perché ce l'ho praticamente in manutenzione, perché non so perché, ragazzi, praticamente mi si è gonfiato l'iPhone e la batteria si è gonfiata. È stata colpa mia, però, perché è giusto dirlo, non voglio fare cattiva pubblicità all'iPhone, perché il signor iPhone, negli iPhone nuovi, non sta mettendo il caricabatterie. Io avevo un caricabatterie comprato, cinese, dove ci sono tante entrate, dove di cui ce n'è una rossa. Io lo sapevo, però sapevo che ci caricavo qualche altra cosa che ha bisogno di più amperaggio. Ragazzi, non so perché, ma c'era praticamente messo il cavetto dell'iPhone dentro l'attacco rosso che manda corrente più alta. Quando iPhone ti dice che tu forse non gli devi dare più di un ampere e mezzo, io gli ho fatto fare una carica completa, l'ho trovato iper caldo e gonfio. Perché giustamente non ci deve mettere il caricabatterie il signor. Leggere quelle cazzo di diciture che ci sono praticamente sul caricabatterie. Ora con gli occhiali forse lo leggo a stento, ma prima col cazzo che leggevo quelle cose. Quindi ragazzi, non me ne sono accorto. Quindi nel momento in cui sto aspettando che mi consegnino l'iPhone, lì partiremo pure in streaming nella piattaforma viola, in modo che là possiamo trasmettere, o perlomeno trasmette in 4K e sono nitido come non mai. Però ora l'attrezzatura che c'è, sia l'illuminazione, sia il microfono, ditemi come mi sentite, ma mi dovreste sentire, ragazzi, è una bomba fotonica, perché praticamente microfono digitale, non siamo più col telefonino, ma siamo ora con una telecamera professionale. Abbiamo, diciamo, l'impatto luci, i contrasti, l'abbiamo sistemati, perché giustamente, crescendo il canale, è giusto che io migliori anche le dirette. Tutto questo grazie a voi e a tutti potenzialmente oggi gli sponsor e i produttori che diciamo danno possibilità a questo canale di crescere e di sovvenzionare sia a livello economico che a livello di prodotti che vi mandano, perché sennò tutto questo non potrebbe essere fattibile. Perché ragazzi, io sono del parere che una passione, che oggi è un lavoro perché c'è un sito online che tra breve sarà diciamo online come c'era prima. Il lavoro e la passione si deve pagare col lavoro e con la passione. Col mio lavoro non comprerò mai una telecamera di 1600 euro per fare le dirette. Con tutto quello che gira attorno della rasatura, io migliorerò i microfoni, le telecamere, eccetera, eccetera. Audio e video perfetti. Guarda, se mi dicevi che erano una cacata, io diventavo tipo pazzo, mi trasformavo in Super Saiyan. Perché ci sono stati 5 giorni di lavori per attaccare fili, risonanza, imbottitura del bagno. Che ormai ho calcolato una cosa, che questo bagno non è più un bagno ora. Ora praticamente è insonorizzato, incappottato. Perché è giusto che sia così. Perché se tu trasmetti più pulito e hai un muro normale, incominciano vibrazioni e frusci e tu diventi pazzo. Lì, aumentando il livello, devi aumentare pure l'insonorizzazione. È come se tu ti trucchi la macchina e gli lasci l'impianto frenante uguale. Ve lo sto spiegando per come me l'ha spiegato il tecnico a me, perché io non capisco un cazzo di tecnologia. Mi fa, se tu ti fai un motore di 800 cavalli, non ci puoi lasciare gli stessi freni, perché sennò ti vai a schiantare. Ho detto, ah, ho capito, quindi ci vogliono sempre soldi. Vabbè, benvenuto nel club. Boh. Mantenendo sempre l'onestà, sempre, sempre, perché io, ragazzi, ci metto la faccia. Sempre, sempre. Questo ve lo posso assicurare, fa parte della mia dignità. Ovviamente non ci sarà mai nessuno che mi compra, perché sono inacquistabile, io non sono nel libro paga di nessuno. Le cose ve le dico per come le sento, e quando vi faccio un paragone ve lo paragono a una mia esperienza su un prodotto provato. La cosa che da 3 anni, ora entriamo nel 4º anno del gruppo, non è mai successa, che qualcuno di voi ha comprato un prodotto e mi ha detto che era completamente l'opposto di quello che ho detto io. Queste sono le mie soddisfazioni. Quindi per questo sono contento. Rasace tradizione, ce l'ho tutti qua in fila. Spettacolo. Ecco, volevo sapere in merito a possibili fonoassorbenti top.
Guarda, ti posso mandare delle marche perché c'erano quelle là ovattate, c'erano quelle a nido d'ape, c'erano quelle tipo cartone di uovo. C'è stato un compromesso con Nubio per creare il fondo vibrante col fondo ovattato. Nicolas, non ne capisco una minchia, detto fra di noi. Ti posso fare parlare con chi mi ha fatto l'impianto perché io zero, zero totale. Per me, io ti ripeto a pappagallo, ma non so neanche quello che ti ho detto, è quello che ho capito, perché ognuno si deve fare il suo mestiere. Io non è che posso stare 15 giorni a studiare i fonassorbenti e poi ne so parlare pure io. Ti devi fidare da qualcuno e fargli fare il proprio mestiere. Questo lo reputo una persona seria, mi state dicendo che si vede bene, si sente soprattutto bene, io ho vinto. Vi faccio una spipacchiata di sigaretta elettronica. Nuova sigaretta elettronica, si chiama Vaporesso Lux X. Tanta roba, ragazzi. Sono le nuove testine. Hanno un aroma che spacco nel culo. Quasi quasi non ti viene più voglia di rigenerare, di quanto sono buone. Buono. Buono. Comunque, io la sbarbata me la sono fatta. Solamente pelo e traverso. Intendevo per te, se li avessi preso in considerazione, a quanto pare sì, è top. Sì, io me ne accorgerò ora quando io vado a caricare il video su YouTube. Andrò a sentire come si sente, la luce com'è, eccetera, eccetera. Qui sembra tutto perfetto, tutto alla perfezione. Ma lo vedremo nei migliori schermi, vediamo come lo sento io. La soddisfazione la voglio. Delle prove le ho fatte, però prove in diretta non ne ho fatte, perché sennò devi fare partire la diretta. La vera prova del 9 ce l'hai quando vai veramente in diretta. È lì che vedi veramente. Ma devi fare delle prove. Su Twitch ti è permesso fare delle prove di diretta. Su Facebook no. Se apri la diretta la devi portare avanti. E non è che ti puoi mettere a fare prova, prova. Minchia, dopo 3 mesi che non facevo dirette, penso che le sputazzate mi arrivavano qua in Sicilia. Comunque, preparatevi, ragazzi, a condividere ancora di più nel gruppo. A portare amici nel gruppo, mi raccomando, facciamolo crescere, ci tengo, ma facciamo crescere di più il canale privato Facebook. YouTube, ragazzi, io ci pubblico il video solo ed esclusivamente per farlo conoscere ad altre persone che non si iscrivono nel gruppo. Stop, ma a me quello che interessa è il gruppo. Non pensate che sia YouTube perché si monetizza, eccetera, eccetera, perché non ci devo mangiare con YouTube. Anzi, non vi iscrivete, fatevi i cazzi vostri. Le vere dirette per me sono quelle live in diretta quando io interagisco con voi. YouTube è solo ed esclusivamente la diretta registrata questa che la faccio vedere ad altre persone che per un motivo X, perché magari gli sto un po' sul cazzo, non si guardano la diretta in live perché non si iscrivono sul gruppo, che poi se la vanno a vedere di nascosto perché ovviamente le visualizzazioni ci sono. Se noi qua siamo 5.000 e la sera quando siamo in diretta siamo 60, 70, 80 persone in diretta e poi là fai 900 visualizzazioni, potenzialmente sono persone che non si vogliono iscrivere a te Barber Sicilia, però le dirette sono costrette a guardarsele perché il mio parere gli interessa. Quindi pensate il meccanismo e di quanto è balordo il tutto. Ancora certa gente non ha capito che la vita è troppo breve, ragazzi, per farsi la guerra, soprattutto per queste puttanate qua. Si dovrebbe andare avanti. E se calcolate che già l'uomo su queste minchiate c'ha la sua, come si dice, il suo orgoglio su queste cose qua. Immaginate sulle cose serie. Questo, il tutto, vi deve fare riflettere, ragazzi. Vi deve fare riflettere. Nicolas, sono punti di vista. Io dico sempre che il mondo è bello perché è vario. Ed è giusto che ognuno la pensi in maniera diversa. Tutti quanti il grande fratello non lo possiamo fare, perché non è detto che se tutte e due lavoriamo assieme dobbiamo essere come i fratelli. Possiamo farci quelle 10 ore lavorative, e poi possibilmente se ci incontriamo al bar, ognuno per i cazzi suoi. Perché ti ripeto, gli amici si scelgono, i parenti no. E io gli amici se me li scelgo che devo avere il piacere di condividere quel sabato, quel weekend, quella vacanza. Quindi mi scelgo le persone che a pelle fanno lega con me. Il resto va bene, ma fa parte della vita. Mi dispiace però che quando su certi argomenti ci sia il dente avvelenato, ci vanno nel mezzo dei produttori che non c'entrano nulla, che fanno un prodotto top,
o perlomeno un prodotto ottimo, e tu lo devi andare a denigrare perché c'hai il dente avvelenato. E allora lì parte la cattiveria. Però chi ti conosce, perché viene da lontano in questo mondo e ti ha avuto modo di conoscerti, si fa due risate e poi ci facciamo i meme e lo pigliamo per il culo in una maniera incredibile. Chi non ti conosce ti crede come Santone, gli ultimi arrivati lo credono come una persona onesta, sincera, eccetera, eccetera. Sto parlando in generale, ragazzi, nulla di puntare il dito contro nessuno, qua stiamo parlando in plurale maestatis. Ho visto tantissime persone che momentaneamente, diciamo, stanno acquisendo un atteggiamento di avere perso l'allenamento su certi tipi di manualità, di rasature, eccetera, eccetera. Perché non ammettere che se io vado nello storico delle tue dirette, tu certi strumenti per radersi non li hai mai saputi usare e dici solo che ci hai perso la manualità? Ma tu pensi che la gente piscia dal ginocchio? Ma pensi che siamo tutti coglioni? Non è cosa tua, non sei predisposto a questo tipo di rasatura. Idem per il DE, perché ci sono ragazzi che sono nati con un video di certe persone e oggi, a distanza di 2 anni, sono 10 volte più brave. E tu invece ancora, dopo anni, mi monti un sapone potenzialmente... Ancora bene bene non l'hai capito. E poi, o DE, o mano libera, sei sempre una solfa. Nella vita bisogna essere obiettivi, perché la gente non è cogliona, non è cogliona la gente, e ci sono i video che parlano, perché io su certe cose, perché poi voi siete bastardi e cattivi, mi mandate di tutto, dici Giuseppe, ma come fa a dire che non riesce a usare ora perché ci ha perso l'abitudine? Ma questi sono i primi video quando lui era al top, ma sempre non l'ha saputo usare. Basta dire, su certe metodologie di rasatura io non sono predisposto, io non sono predisposto per il DE, ho imparato un po' a usarlo, ma mi sento più sicuro col mano libera. Io col mano libera ci sto 3 minuti a farmi la barba, e non perché c'ho il pizzetto, perché me lo sono levato il pizzetto in diretta, e ci sto sempre 3 minuti e mezzo, non 3 minuti, 3 minuti e mezzo, mi faccio questa parte qua e godo. Quindi non è questione che chi ha il pizzetto è più facile. Cioè, devi essere obiettivo. Nella vita bisogna, invece, uno qua è sempre la gara a chi ce l'ha più lungo in questo cazzo di mondo. Io non capisco perché gli americani fra di loro si condividono i post, si condividono le dirette, si condividono i prodotti. E qua ci deve essere sempre quell'antagonismo e quella voglia di primeggiare di prima donna, quando alla fine prima donna non sei. Ho visto persone che sto seguendo, perché ragazzi, credetemi, ho staccato tutto, sto riacquisendo un'altra volta quello che mi sono perso, quindi ho guardato un po' di tutti, canali nuovi che sono nati, canali che avevano 850 iscritti, ora mi hanno 5.000 iscritti su YouTube. 5.000 iscritti! Cioè, ma fammi capire una cosa, cioè, io non perché mi voglio fare i cazzi tuoi, a che ti serve avere 5.000 iscritti comprati quando poi di sotto hai 12 messaggi? Ma tu pensi che la gente non lo capisce che ti compri gli iscritti? Se il tuo canale non viaggia già subito di suo, è inutile che compri gli iscritti, perché non ci arriverai mai a 30 milioni di persone iscritte per poter campare con YouTube. Cioè, io non capisco. Ora hai il numero più grosso su YouTube rispetto a me, rispetto a altri comprati. Questo per dire, siamo in 150 su un gruppo che ci divertiamo, per dire, a fare i meme, perché è da ridere proprio, ragazzi, da spaccarsi il culo dalle risate. E poi sul gruppo Facebook privato, dove potenzialmente non esistono registri, dove poi tu puoi comprare iscritti, hai 800 persone. Cioè, com'è possibile? Ma tu pensi che siamo tutti con i prosciutti, veniamo tutti dalla montagna con la pietra? Questa velleità di avere più iscritti, ora cosa hai vinto? Io non, ragazzi, chi fa del marketing, chi segue questo mondo a livello di dirette, c'ha persone di dietro o il produttore proprio in persona che va a vedere i canali di rasatura, ed è o il produttore o chi gestisce il marketing che praticamente va su di te
a cercare l'influencer, tra parentesi, che gli possa dare pubblicità al proprio prodotto. Quando un ragazzo che è pagato per stare H24 sul computer e guardare l'influencer più titolato che c'è al momento e gli trova 100.000 iscritti con 12 messaggi di sotto, voi pensiate che sia credibile questa persona? Abbia un seguito vero? Fanno indagini web, vanno a vedere che ha pure un sito Facebook e uno che ha 5.900 iscritti, 6.000 iscritti su YouTube, come fa ad avere un gruppo Facebook di 900 persone? Cioè, fammi capire. I prodotti, se tu ambisci che le aziende ti contattino e che ti mandano prodotti gratuiti o possibilmente ogni live ti pagano, ti diano il gettone, che sia chiaro, cercate di essere trasparenti, cercate di essere onesti con gli iscritti e con le visualizzazioni, perché se c'è un'azienda seria che vuole mandarti i prodotti, non te li manderà mai. E come voi dite nelle vostre dirette che ambite a questo, siete completamente fuori strada. E ve lo dice uno che ha 15 anni che è nel mondo del web, ovviamente non nel mondo della rasatura, ma sono partito da lontano nel mondo dello svapo, il buon Tommaso ne sa qualcosa. E quindi ragazzi, se avete questa ambizione di arrivare a un punto di aver mandato, di essere presi in considerazione da certe aziende, non compratevi gli iscritti. Ma ve lo dico col cuore ragazzi, nulla di personale con nessuno. Facciamo finta che in questo momento sono il fratello maggiore, forse perché la vita in questo momento la sto vedendo ragazzi in maniera diversa. E secondo me dare determinati dettagli è giusto che sia così, così queste parole si ricordano casomai. È importante essere trasparenti anche con chi vi guarda, perché vi ripeto, chi ha un canale gli piace apparire, gli piace condividere, ha questa passione e spera, me compreso, mi ci metto il primo di tutti, ad avere un seguito. Ma chi sta dall'altra parte, che deve investire prodotti su di te, che deve mandarteli, che deve spedirteli, che aspetta la recensione, quando vede un canale YouTube farlocco, non te li manderà mai i prodotti. Non ve li manderà mai i prodotti, ragazzi. E starete sempre lì a comprare i prodotti economicamente per avere sempre il prodotto nuovo e fare la diretta. Ci vogliono i soldini. Io per un anno ho comprato prodotti. Per un anno, ragazzi. Saponi, After e mano libera. Quanto ho speso? Tanto. Mi potevo comprare una macchina, chi mi conosce lo sa. C'è il dottor Lombardo, c'è il Guerrini, c'è Alessandro. Chi mi conosce lo sa, mi potevo comprare una macchina. Oggi ne sto pigliando i frutti. Con gli abbonamenti e gli iscritti sul canale, con le visualizzazioni, con le aziende che oggi mi sponsorizzano, quindi mi mandano il prodotto gratis, mi danno il gettone di paga per la diretta che faccio, ma sempre rimanendo una persona libera e obiettiva, perché ho sentito qualcuno, qualche guru, che sia chiaro, che chi ti manda il prodotto gratuito, tu non puoi dire la tua perché sei sempre vincolato, sono minchiate. Una persona a cui viene mandato un prodotto gratuito e non dice la sua, non è questione di essere vincolata, è questione che tu non hai le palle, che è diversa la cosa. Se come io in tutto quello che faccio in questo canale ci metto la faccia, se un prodotto è scarso, è scarso. Se un prodotto è buono, è buono. Stop. A prescindere che mi abbiano pagato o non mi abbiano pagato, o che mi abbiano mandato il prodotto gratis o che me lo sia comprato. Questo fa parte della dignità dell'uomo che sta dietro o davanti a questa telecamera. È importantissimo. E soprattutto contattando barbieri esperti vieni fuori che tali soggetti ne capisce niente, non valorizza il prodotto e non vi... Allora, ti ripeto, io non ho, diciamo, sto facendo questo discorso generalizzato, non è inerente a nessuno. Bugia, qualcuno sul cazzo ce l'ho, però non è giusto fare nome e cognome. Chi magari sentirà, vedrà questo video, si renderà conto. Vengo da più lontano, non perché ogni volta si usa questa frase di merda, luogo comune, ma io vengo da lontano, ne so più di te. No, puoi essere tu che arrivi 3 metri prima di me,
e ne sai molto di più di me. La vita è anche questo, ma ti posso assicurare che in questo mondo vengo da lontano e non per questo mondo della rasatura, proprio dal web, da poter diciamo quantificare soldi sul web, vengo da molto lontano e posso assicurarti che chi vive di web e deve mandarti i prodotti guarda l'autenticità del canale. Quindi se voi ambite a la possibilità che qualche azienda vi contatti per avere prodotti gratuitamente e avere la possibilità di provarli, o nel tempo mettetevi d'accordo a farvi dare un gettone per la diretta, ovviamente pagandoci le tasse e registrando tutto, fatturando tutto, perché alla fine nel momento in cui fate una recensione e una pubblicità si pagano le tasse e tutto va bene. Fatelo in maniera trasparente e vi dico perché, e non vi dico più niente e chiudo il discorso, perché mi è capitato di parlare al telefono con gente che collabora e mi permette di tenere all'impiedi questo canale, che me lo dicono: avrei mandato il prodotto a... Dice, ma con un canale farlocco io mica so potenzialmente in verità quanti iscritti ha. Dice, se me ne vado sui messaggi a 15 persone, che cazzo gli mando? Compri? Quindi cercate di essere seri in quello che fate, se questo mondo veramente va a passione, il condividere e avere la possibilità di ingrandirvi, perché su questo mondo qua ci sono persone che ci studiano, ragazzi. Non è che stanno aspettando a noi coglioni per pigliarli per il culo. Quindi, se avete ambizione veramente di fare crescere il canale, evitate di comprare iscritti e visualizzazioni, ma cercate di fare crescere il canale in maniera sana, perché ricordatevi, ragazzi, che anche 1000 iscritti onesti e sinceri valgono più di 5000 iscritti farlocchi. E magari un'azienda se ne va da uno che ha 1000 iscritti veri, perché potenzialmente sono 1000 persone che potenzialmente sono interessate al prodotto e sono potenzialmente prossime all'acquisto. Quando io mi faccio una diretta con 5000 potenziali iscritti e poi di questi 5000 non esiste nessuno, ma alla fine saranno 600 persone, è tutto potenzialmente diverso. Questo parentesina che volevo fare da papà, da fratello, da zio più grande, ma non perché mi sento che ce l'ho più lungo, perché so di che cosa sto parlando, perché purtroppo ho visto tante cose strane e mi dispiace, perché so che potenzialmente queste persone ci tengono e hanno preso una strada. È come quando te ne vai in palestra, che ti vuoi fare crescere i muscoli e ti vai anabolizzare, lo sai che con le anabolizzanti cresci, però sai che quando smetti ritorni più merda di prima. E non sei credibile. Quando ti alleni veramente per anni e fai alimentazione, non arriverà mai a quei livelli spropositati, quel muscolo roccioso che possono darti gli anabolizzanti, ma avrai un fisico sincero e sarai, secondo me, più guardabile di una persona anabolizzata. Ci sarà anche il fatto che nel momento in cui tu smetterai, la qualità della massa muscolare cresciuta natural sarà un qualcosa che ti rimarrà, perché è la costruzione del vero muscolo. Chi si è fatto gli anabolizzanti, ragazzi, avrà una decadenza peggio di come eri prima, perché quella è acqua. Va bene, la morale ve l'ho fatta. Che domandine abbiamo? Abbiamo il buon dottore Lombardo, a Gianluca, a Dericuccia, il Davide Sada, cioè, ha cambiato immagine? Non lo so, perché prima avevi l'immagine, ora c'è qualche faccia che non conosco. Abbiamo qualcuno col profilo fake che ormai abbiamo individuato, ma mi sta bene lo stesso che rimane nel gruppo, sono contento, credimi. Alla fine ti rendi conto che noi quelle dirette le facciamo per divertirci, perché siamo quattro amici, è la cosa più importante. Non ci siamo mai permessi di attaccare qualcuno, perché qua ci divertiamo, siamo al bar. E se dopo un'ora ancora siamo in diretta, un'ora e mezza siamo in diretta, vuol dire che... Perché ci sei andato sotto, Nicolas. Ti sei allenato bene,
e i sacrifici hanno avuto risultati. Se tu avessi preso le bombe, ne avresti preso più 30, più 35, oggi saresti stato a tutto. Buona serata a tutti e buona domenica. E ciao Bruno, ci si vede all'improvviso, preparati perché le dirette saranno ora più... Non ti dico come prima un giorno sì e un giorno no, ma sicuramente un giorno sì e un giorno no, perché si riprende alla grande, perché ho tanti prodotti da recensire e quindi è giusto che sia così, perché sento che queste persone oggi sponsorizzano il canale, è giusto che oggi io faccia le dirette in maniera non obbligata a farle. Io la posso fare la diretta anche fra 50.000 anni, che sia chiaro, perché questi sono patti chiari, amicizia lunga con chi vuole collaborare con me, però diciamo che ed è giusto, e ora c'ho la scimmia di fare le dirette tutte le sere, di incontrarvi tutte le sere a proporvi dei prodotti che io reputo prodotti che sono giusti farveli conoscere. Ovviamente calcolate che il buon l'80% di questi prodotti al momento non sono disponibili in Italia e non so neanche come cazzo andarli a comprare, quindi magari poi fra di voi andiamola a cercare sul gruppo, faremo. Curioso di sentire il tuo parere sul The Flat, ma credo che sul Tommà, ho perso. Allora, tanti auguri Bruno, auguri a tua moglie, un bacio, fagli gli auguri da parte mia. I compleanni sono una cosa bella, soprattutto a una certa età. Bella, perché a 18 anni non te li gusti, perché hai la frenesia di andare a fare baldorio. Oggi io da grande invece mi sto assoparando di più i compleanni, perché vi ripeto sempre, arrivato a una certa età, cerchi praticamente di circondarti delle persone giuste, mentre prima c'era solo baldorio, tutti amici, tutti nel carretto del vincitore, e poi di amici lo contavi sulle punte delle dita. Oggi quando faccio una festa lo faccio con 10 persone, ma sono 10 persone a cui se io ho bisogno alle 3 di notte che sono rimasto a piedi, ho l'imbarazzo della scelta di chi chiamare. Questa si chiama amicizia. Quindi tanti auguri Bruno. Hai avuto novità o sento Lambda Razzaro? Allora mi ha detto che a prima di fine settembre incominceranno gli Ares. Quelli che stiamo aspettando. Io a breve giorni lo avrò a casa. Sarò il primo ad averlo. E subito dopo la diretta mia saranno messi in vendita. Ma lui mi ha detto prima della fine di settembre. Tu contattalo. Sei tornato per di chi? Dove sei stato? Con Peppino? Dove sei stato? Sto svapando un liquido, ragazzi, per l'estate, che è qualcosa di allucinante. Ogni tanto si beccano liquidi buoni e sono innamorato proprio. Sapete quando un liquido diventa proprio... tipo come si dice, ossessione. Buonissimo. I numeri sono ostentazioni, ma la verità è che quasi tutti i megagruppi di persone... Mi ha messo in lista d'attesa, ma non voglio fargli fretta. Vabbè, ma tu le orecchie rinfrescagliele. Io ti sto dando notizie, ci siamo sentiti all'incirca o 5 o 6 giorni fa, che mi ha detto a prima di fine settembre arriveranno i Lambda e gli Ares. Saranno tutti disponibili un'altra volta. Ovviamente noi nel gruppo avremo un occhio di riguardo per quanto concerne chi si è messo in lista. E a breve, quando mi arriva l'Ares, che praticamente l'Ares, per capirci, non è questo... Anzi, che gioiello, perché questo è il Lambda, ma arriverà l'Ares, che praticamente è l'Open Comb. Lo proveremo in diretta, sperando di non ammazzarmi, ma ormai dopo tutto quello che ho usato e ho rivalutato pure l'R41, quindi immaginate a che livello sono arrivato ormai di manualità, molto più bravo di prima sicuro. Onestamente, con una certa mano si gustano di più le cose. Comunque Peppino, ho capito che ti stai facendo i flash con lo sciavette. Hai fatto pelo con lo sciavette, contropelo con multilama. Giuseppe, io ti dico la verità, l'ho detto prima all'inizio diretta, io il contropelo non lo faccio,
oggi, anche se faccio il contropelo usando prebarba, usando il pennello, l'insaponata, non mi irrito più. Però alla ricrescita, sul mio viso, il contropelo non è tanto ben accetto, perché sento una sensazione come se la pelle abbia avuto uno stress superiore, ma non di fastidio. Non sento quella sensazione di benessere che mi dà, come si dice, la rasatura a pelle è obbligo e basta. Che è come se non mi fossi fatto la barba, domani ho la ricrescita un'altra volta, pulitissima, senza irritazione, senza la pelle stressata, nei punti nevralgici ti tocchi, non sei neanche... Che certe volte quando andate troppo a fondo, anche se ormai usando l'insaponata, il pennello, non senti più irritazione e bollicine, però ti tocchi la pelle, ti fa un po' male perché l'hai stressata troppo. Io, solo pelo e obbligo, vado alla grande, tanto sono presentabilissimo, ragazzi, sono liscio a culo, se vado a salire sento un po' di pelo, ma la mia pelle è questa, e sono se la bollicine non fanno più parte del mio... Questo qua è una bollicina, ma perché sto mangiando tipo un orangotango? È lo strumento dei barbieri che ti dà la libertà senza barre. Ti ripeto, lo Chavette io lo reputo un gran rasoio, sia quello della Feder originale, sia quello della Kai. Le lamette più performanti che ho provato sono le Kai Pro Touch, perché sono le lamette che hanno la guardia, quindi ancora meno o perlomeno più permissive delle lamette a lama dritta, a lamette a rasoio. E soprattutto, secondo me, si avvicinano di più alle performance di un mano libera. Ovviamente non vi consiglio di comprarvi il Kai o il Feder originale, su AliExpress c'è il clone, che praticamente costa $11 o $12. Le lamette costano €18, perché le lamette sono un blister, costano un fottio, ma vi posso assicurare che le lamette vi permettono di fare tantissime barbe. Ciao Settimo, ciao Dottor! E... durano tanto e ti fai delle barbe di una dolcezza infinita. Questo parere personale, ragazzi, parere personale. Col Vanta, che è uno Chavette bello dritto, lì col tempo, quando acquisisci la lama, ti fai delle belle barbe sfiorando veramente il viso, proprio a stento passi sul viso, proprio toccandoti la pelle, proprio sei a galleggiare tra la schiuma e il pelo, la pelle manco te la tocchi, ti fai delle sbarbate quando ci pigli la mano, incredibile, utilissimo per chi ha il pizzetto, perché nel momento in cui ti trovi con lo Chavette ti fai i perfili alla perfezione micrometrica. Quando ti metti un DIE nelle mani, come me, io ho difficoltà, perché essendo che uso questo, sì, qua c'è la lama bene o male, ma non è che capisco dove arriva a tirare. Ha fatti saltare mezzo pizzetto dopo 2 mesi che te lo fai crescere, onestamente, o dopo anni che te lo fai crescere, girano un po' i coglioni. Quindi io quando vado di Chavette, vado di mano libera, io sono un uomo felice. Quindi lo Chavette è tanta roba, però agli inizi io non lo consiglio. Io, se oggi ho un neofita che vuole incominciare a usare lo Chavette, io consiglio lo Chavette simile Kai Feder, per capirci. Se tu hai il link che mi hai capito, Giuseppe, pubblicalo, che costa una manciata di euro. Le lamette costano di più del rasoio, vi dico queste qua, ma ce n'è un blister, mi pare 50, 40, non mi ricordo, 30, non mi ricordo, da qualche parte ce l'ho. Da qualche parte qua sono. Faccio vedere le lamette. Le lamette sono queste qua, che queste, ragazzi, hanno un costo. Maledetti, costano tanto. E vi posso assicurare, ragazzi, che sono delle lamette molto, ma molto, ma molto permissive. E come taglio si avvicinano il più di tutti a un rasoio a mano libera. Sono allucinanti. Io mi pare che ci abbia fatto finora 8-9 barbe, ma se non ricordo male, il buon Tommaso Guerrini, io non lo so quanto barbe si è fatto, ma mi sembra che lui abbia superato 10-12 barbe, mi sembra. Ovviamente, ragazzi, sono numeri sempre personali, per cui ognuno ha la sua barba, la sua durezza del pelo, entrano 1000 fattori. Però, potenzialmente, calcolando la media di tutte quelle che ho sentito, 6-7 barbe, 8 barbe ve le fate a occhi chiusi. Quindi... gran lametta, è una dolcezza, ragazzi, infinita. Questa è un'ottima nave scuola come rasoio, perché non è piatto come tutti gli Chavette, ma questo è così. Quindi appoggiando già la svasatura in viso,
scende che è un piacere. Io ti voglio vedere ancora. Io ti voglio vedere ancora con il mare Razzoro. Quale minchia è il mare Razzoro? Qual è questo mare Razzoro? Non ti ho capito, Nicolas. Mare Razzoro. Magari hai sbagliato a scrivere, non lo capisco. Che vuol dire? Io ti voglio vedere ancora. Ah, il Marvel! Il Marvel della Razzoro. Aspetta, forse Gianluca Lombardi mi parlava di sto Marvel, o quello era il, non mi ricordo, Gianluca, sbaglio, eri tu che mi parlavi di sto rasoio. Senti, guarda, ti dico una cosa, io ti faccio un escalescio dei 10 che ho provato, li ho provati quasi tutti, tra quelli che mi sono comprati io, tra quelli che mi ha prestato il dottore Lombardo, che lui è un lamettaro, che gli piacciono le lamette, o perlomeno gli piacevano, perché mi pare che sta usando solo mano libera o chiave, non mi ricordo, li ho provati quasi tutti, il fine della Marvel. Io posso dirti una cosa, il rasoio che a me mi ha colpito di più ai tempi dei primi rasoi che ho provato, che ai tempi lo comprai grazie a Nicola Lorusso perché mi ha colpito, era il 37C, che è lo slant, una dolcezza di taglio, mi sono innamorato di quel rasoio e figurati che tutte le persone che ai tempi col canale aperto mi chiedevano informazioni per Nundie, io consigliavo a tutti il 37C e chi l'ha provato sono sempre innamorati di questo rasoio. Stiamo parlando di rasoi a testina fissa. Poi, grazie al dottore Lombardo, che lui era sempre uno che aveva il Fat Boy, lo Slim Twist, eccetera, eccetera, mi comprai il regolabile Slim Twist Gillette, quello vintage. Ci siamo? Questi rasoi, pur avendo una regolazione che arriva fino a 9, hanno una dolcezza importante. Ma sono veramente, veramente spettacolari. E questo rasoio mi colpì. Ti sto facendo l'escalation. Poi dopo uscì la moda del rasoio regolabile di ultima generazione. Rex Ambassador, questo caso tutto Lombardo. Ancora non gliel'ho dato perché ha 5 mesi che non ci vediamo. Ragazzi, spettacolare. Qui mi sono innamorato perché questo qua veramente è una macchina di precisione. Uno dei rasoi più belli a livello micrometrico, curati nei minimi dettagli, non ha margini di errore. La lametta te la fa sentire. Ottimo rasoio. Non sono convinto dalle regolazioni dall'1 al 2 al 3, perché sul mio viso, per la mia pelle, li trovo quasi in ni. Dal 3 in poi, questo è il mostro, il re. Però, come sapete sempre, col tempo nasce sempre il cavallo più grande. E che cosa è successo? Il signor Tatara, che oggi fa parte dei miei sponsor, mi manda l'ultimo nato, il Muramasa, il regolabile. Questo, ragazzi, è il top di tutti i rasoi di E che ho mai provato in vita mia parlando di regolabili. Per testina bassa, per dolcezza, questo è un rasoio che tu anche se lo metti a 5 non senti la lama. È buono che tu la mattina ti svegli e sei insonnacchiato e ti devi fare la barba. Con questo neanche se ti impegni ti tagli. E ti fai una barba profonda simile a Rex. Non senti la vibrazione della lama perché lui ha un sistema particolare. Praticamente aumentando i numeri non si alza e scende il gap, ma si apre la barra. Quindi questo rasoio ha la possibilità di diventare positivo, negativo o neutro. Per meglio dire, o la lama sporge un po' da questa barra qua, o si mette a pari, o se ne entra dentro. Quindi ragazzi, rasature allucinanti. Bilanciamento, impugnatura, spettacolare. One Blade è un gran rasoio. Io mi ci faccio delle barbe micidiali, però io ho quello là ibrido, plastica, acciaio. Invece un amico mio mi ha detto che chi ha invece quello di acciaio è completamente diverso, parlando del loro top di gamma, di quello che ho io, che sarebbe questo qua. Questo qua One Blade. Chi ce l'ha quello tutto acciaio e non questo qua libido, mi ha detto che ha un taglio completamente diverso. Questo qua è un rasoio che la testina si muove, quindi tu lo appoggi e fa tutto lui. Questo è un rasoio per uno come me, magari, che non ha tanta manualità con i DE, che ti fai delle barbe fotoniche.
L'unica pecca che ha questo rasoio è che montano delle lamette della Feder che hanno un nome particolare e un pacchetto a un prezzo importante. Però taglia benissimo. Però vi ripeto, io ho margine di paragone con questo qua, ma chi ha il top di gamma, che è quello tutto in titanio, praticamente è tutta un'altra cosa. Questo qua, ragazzi, è il top dei rasoi DE che ho mai provato, parlando di regolabili. Mentre per testina fissa io avevo lo Start, quello bulgolo, ve lo ricordate? Quando ho provato questo rasoio sono diventato cretino, ragazzi, una dolcezza infinita. Quella per me era il top dei DE a testina fissa. Una rasatura, ragazzi, da mille una notte. Poi è arrivato lui a testina fissa. Guardate che c'è qua. Finiture, martello, satinato, lucido, color oro. Qua sono diventato un pazzo, ragazzi. Lui ha vinto il primo posto dei miei DE a testina fissa. Quindi per me il numero uno per ora, per me provato, è il Lambda a testina fissa. Regolabile il Tatara, il Muramasa. Mi pare che si chiami Muramasa, perché non mi ricordo mai. In questo cammino ho avuto modo di provare altre DE e ce n'è stato qualcuno dal costo un pochettino minore, o perlomeno simile al Lambda, che mi ha colpito. Un altro che mi ha colpito, ragazzi, è il Razarok Lupo 72. E chi ce l'ha, il buon Gianluca Lombardi me lo può affermare, col manico UFO, ragazzi, è un rasoio allucinante. Però per farvi capire la differenza, questo è un rasoio. La mattina appena sveglio ti fai la barba, senti in mano che hai un rasoio. Dici, Giuseppe, ma che vuoi dire? Anche quelli sono rasoi. Questo è uno che ti dice, guarda, io sono il rasoio. Lavati un po' più la faccia, fatti la barba, ti farò fare una bella barba, però sappi che io mi chiamo un rasoio, c'ho una lama, se fai il minchia ti puoi tagliare, per capirci. Con questo qua, che taglia ed è pure cornuto, però sembra che sia a mia manualità, il mio prolungamento del braccio. Mi faccio delle barbe, credetemi, lo vedete, il pizzo è diciamo scarico, ma perché l'avevo levato quest'estate, lo sto facendo ricrescere un'altra volta. La mattina mi facevo la zona baffi, ragazzi, con una semplicità, nelle zone più ostiche, io qua che ho lo scalino nel pizzo, quindi devo cercare di tirarlo, perché sennò in punto mi faccio sempre il tagliettino qua. Con questo, ragazzi, ancora insonnacchiato, zrindri, di una dolcezza. E usando il tuo pennello preferito, il tuo set da barba, quello preferito che sul tuo viso rende alla grande, ti imbrofumi, esci da casa, qua ci mettevo le guizzamette, le lamette, quelle a cui noi facciamo lo sponsor in questo gruppo, che le trovo le migliori lamette che ho mai provato, seconde la CAI. Io dopo 2 ore dico, minchia, ma la barba me la sono fatta oppure no? Ciao Alex! Il Maradona del Double Edge, che ho comprato per te, maledetto disgraziato, che io a questo non ci volevo arrivare, e ora c'è il meme di sta cazzo di frase, l'ho ripreso. Quando ai tempi io comprai l'R41, se vi ricordate, penso che sarà la quinta, la dodicesima diretta, il sangue in diretta non si poteva contare, mi sono ammazzato, ma perché? Non avevo manualità. Un rasoio positivo con lama esposta, manco mi ricordo, forse gli avevo messo una CAI e una Feder, cioè dalla serie Kamikaze, mi sono massacrato. Quando a distanza di 2 anni, per quel perdichizzi che un'anima porta inferno, mi ha fatto riprendere la testina dell'R41, che è qua, che io ci ho messo pure il manico dell'Icon, quello Bulldog, qua, quindi bello pesante, perché ho voluto riprodurre la stessa pesantezza della nuova testina in acciaio dell'R41. Ragazzi, mi sono fatto una barba incredibile. Dalla serie, come mi diceva il buon Basilio, che stasera non ci sarà impegnato, mi è spuntata la faccia di quando avevo 14 anni, che ho fatto la comunione. Cioè, veramente questo va profondo, serio, ti fai una barba. Io già sono a pelle e obliquo, ero liscio a culo, come se nel mio viso non crescesse un pelo. Tutto bellissimo, non ho avuto irritazioni, perché usando ormai l'insaponata col pennello, sapendolo fare una buona preparazione, ormai è difficile che ti sminchi. Però alla ricrescita
Io che sono abituato ormai usando il mano libero, il mio rasoio, la lametta preferita che ho mai trovato, la combo perfetta. Quel fatto che mi tocco qua e incomincio a sentire la pelle un pochettino, non dolorante, stressata. Bollicine, puntine col bianco, non me ne spuntano più, però la sento che non ho quella performance di comfort. Non mi viene più di usarlo, non ci posso fare niente. Ormai assaggi il vino buono, non me lo voglio bere il vino meno buono. Quindi ti ripeto, la rasatura, ragazzi, è un qualcosa di personale. Quello che va bene a me non va bene a te. Io quella sensazione di non benessere alla ricrescita, che vi ripeto va benissimo, cioè per uno, pensate che io mi uccidevo, il viso ero pieno di puntini, col punto, col pelo incarnito di dentro, un bordello, ora è il massimo. Io praticamente non la voglio provare questa sensazione, e ormai ho i miei rasoi di nicchia che me la godo. Allora, dopo l'Ares penso di aver chiuso con i DE, non dire così con me, perché appena che esce un altro rasoio ti faccio salire la scimmia e tu sei fottuto. Perciò, perché di tutti i soldi che mi hai fatto spendere tu con i DE, ogni volta mi mandi, ho provato questo americano e me lo vado a comprare, se prima non ti faccio fottere 1000 euro, ma tu non ti mollo, Lombardi. A te, a perché io con Guerrini, certe volte sto una settimana non chiamandolo, perché so che quando mi chiami, mi incomincia, minchia, lo sai, c'è quel gruppo americano che sta facendo gli sconti, porca puttana, ogni volta, mentre che parliamo al telefono, aspetta che faccio l'ordine, ma questo l'hai preso? Sì, 100, 200 euro. Vaffanculo, ragazzi, vaffanculo. Peppino spiegami, dimmi se so. Velocemente, sì, perché anche vorrei chiudere, ragazzi. È arrivato il momento della birra con i cristalli di sale ghiacciata. Differenza tra il mio Parker e il Feder Artisan. Le tue monta le lamette, quelle normali che si mettono nel rasoio. Lui monta delle lamette particolari, che sono le single edge, che non sono come le lamette che magari, se non hai un bel rasoio che serra la lametta, vibra. Questo per come ti blocca la lametta, perché te la chiude a molletta. Vatti a guardare qualche video che l'ho fatto con questo rasoio. Praticamente non hai vibrazione. E oltretutto, no, il Parker mi sembra che abbia una buona, ce l'ho da qualche parte, io ce l'ho lo stesso modello, ma fu uno dei primi sciavette che comprai, ce l'ho da qualche parte, ce l'ho uguale a quello tuo, mi sembra che abbia pure, è bombato, abbia un pochettino di inclinazione, quindi ti invita ad appoggiarlo nel momento in cui lo pieghi un pochettino, già sei a taglio. Mentre il Feder, per com'è, tu segui solo la sua inclinazione, già tu sei al taglio perfetto, non puoi sbagliare. Devi solo tirare la pelle, appoggiarlo, dagli l'inclinazione che vuole lui e tagli. E con quelle lamette protacce, credimi, se tu vuoi provare pseudamente, nella maniera più vicina, il taglio di un vero mano libera, con le lame protacce, ti puoi fare un'idea di che vuol dire un mano libera affilato in maniera decente, scoravellato. Ovviamente con quella lametta là non avrai tutti i casini di affilarlo, di passarlo su coramella, di tenere sempre il filo perfettamente pulito, in linea, eccetera, eccetera. Con quello ti fai delle sbarbate incredibili. Capita ogni tanto di bere birre artigianali speziate. Minchia, ragazzi, ma non si possono leggere. Ambrate florali, quelle commerciali non riesco più a berle. Allora, Nicolas, io ti dico la verità. Tanti anni fa avevo un amico che mi faceva, che ora questo amico è andato a miglior vita, faceva le birre in casa, e hai perfettamente ragione, perché con tutto che agli inizi che lui incominciò sta malattia di comprare orzo e fare birra e non gli veniva eccezionale, agli inizi, posso assicurarti che era sempre meglio delle birre commerciali. Quando praticamente presi il ritmo di farle serie, quando le bevevi ghiacciate nel bicchiere giusto, che a sua volta quelle coppe veramente ti fanno apprezzare il floreale, il miscuglio di orzi che tu hai messo, la lavorazione, tu birre commerciali non ne compri più. Non ne compri più, perché veramente la differenza è talmente tanta che ti rendi conto che noi nei supermercati compriamo acqua, a parte qualche birra. Quindi hai perfettamente ragione. Le protacce sono precise per rifinire? Di bala. Certo, vai alla grande. Minchia, sono precise. Che quello è un bisturi, compa.
Cioè, non pensare, io ti dico che ha le protacce che sono potenzialmente più permissive, ma non pensare, sembra uno sciavette, cioè, sembra uno sciavette con tutto che c'è, le barre di sicurezza, mica lo consiglio a un neofita, neofita, neofita. Lo consiglio già a uno che, bene o male, un'idea se l'è fatta, e sì, perché sembra una lama libera, ragazzi. Se sbagli, i denti ti escono. Ovvio che ti puoi rifinire alla grande, ma quello ha una dolcezza di taglio che magari tu per fare determinati perfili devi insistere un po' di più per trovare un pilo, proprio per fare un pilo, pilo a carrabinieri. Ogni rifinamento è puramente casuale. Con quello veramente ti puoi permettere di fare pilo, tin, 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 proprio di puntare i pila, perché è chirurgico. Il tuo FederSS, che sarebbe il DE che conosco, ha la punta arrotondata che scorre. Focus Slim. Io non capisco perché i messaggi nel momento in cui ce n'è due, minchia, me li fa scomparire, grandissimo bastardo, ma perché fai queste cose? Che c'erano due messaggi belli. Differenza tra il mio parchi e le feder. E ti ho risposto a questa domanda. Lama lunga contro lama corta standard. Allora, è questione di manualità, perché esiste un'altra tipologia di sciavette che tu sicuramente non conosci, che ce l'abbiamo in possesso io e il dottore Lombardo, che monta delle lame sciavette particolari. Ed è questo qua, guarda. Guarda quanto è lunga, questa qua è tutta una lametta, è una mezza lama tagliata. Cioè, calcola una lametta quant'è. Guarda quanto è lunga. Qua ha tutto un inserto dove tu metti la lama e questo è tutto lo sciavettino. Guarda che lamone che tu hai. Questo per fare i perfili è micidiale. Solo che secondo me le lamette che lui ha, perché non ci sono tutte le marche così lunghe, ci sono uno o due marche, mi pare che li faccia la Dovo. Le trovo buone, ma abituato alle Wizza, metto lamette più performanti, mi fa. Però col tempo, o perlomeno oggi, che riesco a usare un mano libera in maniera graziosa, ti posso assicurare che con lui mi faccio delle barbe spaziali. E se non erro, è il rasoio preferito, lo sciavette del dottor Lombardo. Se non mi ricordo bene, ragazzi, io ho l'Alzheimer. Certe cose non me le ricordo più. Ma se non erro, mi disse, io con questo mi faccio sbarbate fotoniche. Ciao Gianfranchino! Ciao bello mio! Già tanto che non ci vediamo, sei diventato papà, cosa, un casino, ragazzi. Ci siamo persi un po' di vista. Ti dovrei chiamare a giorni, che avrei bisogno di fare la messa a punto nella macchina. Quindi, se tu ancora sei disponibile, me lo dici, che io meglio di te, onestamente, non ne conosco. Che quello corre con le macchine, è malato di macchine. Io magari dove ci verso l'olio me ne fotto, quello pezza, pezzettina, super pulito. Fa tutto quello che mi piacerebbe fare, che non faccio perché mi giro i coglioni. Quello è la perfezione. Ti fai il lavoro, quei soldi glieli benedici, vita mia, con tutto il cuore, come si dice. Quindi sentiamoci, sentiamoci. Niente, ragazzi, ho perso un sacco di messaggi, ma perché Facebook mi dà solo due messaggi alla volta e basta che sono superiore a una riga, mi fa altro e anche se ci clicco non me li fa leggere. Poi appena che vado dall'altra parte, che incomincio a caricare il video su YouTube, sul canale, me li incomincio a leggere, dove posso rispondere che non ho risposto e magari voi non avete scritto più, vi rispondo. Lo sciavette Focus Slim o Razorin, che lamette consiglio? Mario, io ti dico una cosa. Io, quando c'era il sito che era aperto, vi faccio una confidenza, l'avrò detto a persone che ci sentivano, le lamette più vendute erano le Persona. Io con le Persona non me la posso fare la barba, perché mi saltella in viso e mi distruggo il viso. E io non capivo, dico, minchia, ma se sono le lamette più vendute, sicuramente saranno le migliori. Le lamette è quella cosa più personale che possa esistere nel mondo della rasatura. Sul mio viso non vanno. Le lamette che sul mio viso vanno di bomba sono le Astraverdi, le Kai, se vi ricordate, e ora questa lametta qua. Si chiama Wizam Super Iridium. Ci siamo? Queste sono delle lamette che hanno, secondo me, lo stesso tagliente della Kai, se non più taglienti, però
ma con una dolcezza infinita. Sempre quell'anima porta inferno del Tommaso Guerrini me l'ha fatta conoscere. Io a sua volta sono riuscito a contattare il produttore, il quale ora mi fa da sponsor per il canale, e a sua volta ora io le sponsorizzo perché per me sono delle lamette che fanno la differenza. Non a caso, tutti i lamettari, quelli bravi che ci sono sul gruppo e le hanno provate, mi hanno detto che ho perfettamente ragione, quindi qualcosa ce la sto incominciando a capire. Ma le CAI le metto al secondo posto. Ma le CAI le metto al secondo posto. Perfetto, è la stessa cosa, Nicolas, che pensavo io. Perché con le CAI ero arrivato e a pensare che sta lametta per caso mi distruggeva. Poi io dovevo maledire il buon Tommaso Guerrino, dovevo fangulizzare per 20 giorni. Perché io quando mi svinchio poi per 15 giorni non mi posso fare la barba. Invece ci sono andato a culo, hanno funzionato, è solo una bomba fotonica. Sono perfette per tutto. Io ormai uso solo le single age. Col duple age ho ottenuto solo le wisdom sui rio e le navette, che sarebbero le nasette. Il buon dottor voleva scrivere che sono quelle rosa. Le nasette sono, ve le faccio vedere, forse ce l'ho qua. Sono queste qua, che tagliano bene. Ma io mi ci trovo ni. Le wisdomet tutta la vita. O se non uso le wisdomet, uso le astraverdi o le CAI. Però quando sono state nominate quelle, la scimmia è ritornata. Un pacco di Wizamed sul Razor Club la mette, compratevelo, costa 1,20 euro. La spedizione è 3,90 euro. Ve ne fate 4 pacchetti e li provate e vi rendete conto. Sono un'altra dimensione. Consiglio che posso darvi per gustarvele: usatele sul rasoio DE che conoscete bene, in modo che così istantaneamente fate il margine di paragone. Quindi usatele su un rasoio che conoscete bene e poi mi dite che cosa ne pensate. Ovviamente, ragazzi, come vi ripeto, non voglio essere logorroico, la lametta è una delle cose più personali che possa esistere. Io vi ripeto, le persone erano le lamette più vendute sul sito, io con le persone la barba non me la posso fare perché mi sgrano, mi sminchio senza pietà. E potenzialmente dovrebbero essere delle lamette. Su quale sito, dottor Lombardo, Alessandro, lo pubblichi il sito delle lamette, quello che vende solo lamette, Razor Club, come cazzo si chiama, non mi ricordo, così glielo facciamo sapere a Mario qual è questo sito. Ci sono tutte le lamette, ne puoi prendere anche un pacco, la spedizione mi pare che è 3,90, te li manda con la busta delle lettere. Le CAI, come ti disse all'epoca, sono più larghe e cambiano la geometria del rasoio. Sì, mi ricordo, Gianluca, che tu mi scrivesti e me la confermò. Se tu vi siete visti il video di Lucarelli, che ha ripreso il video che ho fatto io sulle lamette, dove io guardavo il filo a microscopio, lui ha fatto un po' di filo a microscopio, ma poi dopo le ha misurate, si è reso conto al calibro. Il calibro mi pare che sia un'unità di misura decimale, mentre è il micrometro che è centesimale. Si è accorto che sono le lamette più lunghe di tutti. Quindi in un rasoio, essendo che ti aumenta l'esposizione, Razor Blood Club, grazie dottor, ovviamente aumentando l'esposizione, un rasoio magari che tagliava lì lo rende più aggressivo. Sì, è vero che le CAI sono più lunghe, confermo. Io ho visto il video del Lucarelli, ma già quel malato mentale del buon Lombardi, quell'anima porta inferno, scimmiatore maledetto, già me l'aveva detto anni fa, perché quello ci studia, quello conosce le donne e i rasoi, secondo me. E la mette, perché è un guru. Io quando ho bisogno di qualche cosa, chiama quello. Allora, che la mette ci merda, oppure il mio amico Gianluca Lombardi, chiama loro. Non posso perdere, lamettari e collezionisti per eccellenza, chi meglio di loro? Però ricordatevi, con tutto che loro sono dei guru, ti possono dare delle informazioni per darti una strada. Ma se un domani sul rasoio quello mi consiglia le persone, già conoscendo che le persone sul mio viso mi sminchiano, non le metterò mai. Per questo lo start russo con piazza 069 consigliava le CAI, ovviamente perché era super negativo. Io penso che l'avrebbe fatto diventare neutro, non proprio positivo, ma almeno un buon neutro, con una lametta che taglia, quel rasoio al suo perché. Gli metti una lametta normale con quel rasoio, ni.
Io mi pare che provai, che mi fece impazzire, fu la piastra da 1,15. Tu me lo dicesti di provare sta piastra. Giallo, quale piastra era? Quella che tu mi hai detto di provare, che ai tempi provai questa. E poi la 0,90 positivo ho provato, che mi ha fatto impazzire, mi è piaciuta pure. Perché pur essendo rasoi positivi, questi qua bulgari, lo start, l'om lok shevi, non mi ricordo come cazzo si chiama, sono dei rasoi che hanno una struttura con una barra importante davanti. Tu non senti mai la lametta che ti va in viso, senti quella barra che ti scorre. Agli inizi, se non ci pigli la mano, dici minchia, ma l'ha tagliata la barba, poi ti levi la schiuma perché quando passi levi la schiuma. E sei liscio a culo, capisci che qualcosa taglia, ma un sistema che prima senti la barra e la lametta non te la fa sentire. Sono dei gran rasoi. Ma oggi il Lambda 090 Closet e ti dissi di provare le 1,18, ok, le 1,15. Minchia, io ho una memoria, ragazzi, da far andare in galera le persone. Però io ero 1,15, tu 1,18, qualcosina me la ricordo. Mostro di rasoi. Però posso dirti che il Lambda è praticamente due spanne sopra. Due spanne sopra, immagina che rasoio, oh, ma una cosa spaziale. Questo niente, spettacolo, fratello, spettacolo. E sono curiosissimo di provare questo Ares. Perché a sto punto, se questo in questo closet ha fatto sta cosa qua, io non oso pensare che cos'è l'open comb di Lambda. L'Ares, cioè, io non ho che cosa, cioè, non lo so. C'è tipo un bisturi. Perché oltretutto, lui, se vi ricordate, la prima diretta che ho fatto con Lambda. L'ho fatto praticamente con una barba di una settimana, eppure essendo un rasoio di una dolcezza incredibile, ma siccome ha i canali grossissimi, mi ha fatto una sbarbata senza pietà. E ora non mi ricordo le lamette che ci ho messo, dovrei andarmi a ricordare la diretta, ma io non me lo ricordo. Hai snasato da acqua e sapone la rivisitazione e ripescaggio del Floyd sbordata di mentolo, non accettabile. Allora, col vecchio Floyd, sia quella con la boccia serigrafata che quella invece ancora con l'adesivo, non ha nulla a che vedere. Ma è il trovarci il pelo nell'uovo, perché se tu non hai margini di paragone seri che le hai avute in mano, che te lo sei spruzzato più volte, potresti dire che questo è il Floyd. Ma se tu hai dei buoni margini di paragone, che ce l'hai, io ho quello lì serigrafato che è qua e non neanche quello a bluo, quello là proprio che non si trova, che impazziscono tutti, eccetera eccetera, qua quello blu ancora ce n'è una boccia quasi sana e un'altra conservata. La differenza c'è, ma non è tanto per fargli polemiche eccetera eccetera. Però la cosa che a me mi fa incazzare è che in tanti hanno provato di fare questo prodotto. In tanti si sono vantati perché chiacchiere in questo mondo e chiacchieroni ce n'è quanto le scuregge di Napoleone, dicendo che avevano la ricetta originale. Idem il signor qua, che a quanto ho capito mi dispiace, non c'è più. Ma non è la precisione del Floyd. Ora tu non te ne puoi venire a dirmi che questo qui è la prima ricetta che fu creata, perché lo sai solo tu. L'utente conosce quello là che ha la boccia serigrafata, che è molto più persistente, molto più talcata. Quindi a me non me ne frega niente che tu mi fai credere che qua dentro c'è riprodotto la vera, vera, vera formula, perché la conosci solo tu. Tu dovevi fare quella profumazione lì, copia e incolla, come ci ha cercato un altro produttore di farla, che non c'entra un cazzo completamente. E poi, in un qualcosa che è alcolico, non puoi mettere un'etichetta di carta, perché nel momento in cui qua mi scola non avendo lo spruzzino e mi va a macchiare l'etichetta, io che sono uno che ci tiene, che tiene tutto perfetto, io ogni settimana mi scendo tutto e ci passo la pezza umida per levargli la polvere perché si accumula la polvere sulle cose, mi girano i coglioni che qua non ci posso passare perché sennò l'etichetta diventa una merda. Quindi, la polemica non è sulle differenze, ma è il difensore. Nicola, se i difensori vendono. Il difensore
quei quattro che ho sentito non sono più difensori obiettivi perché sono appassionati come noi, sono dei venditori. Se tu guardi, lui ti dice che è un ottimo prodotto il prodotto da 5 euro e ti dice che è un ottimo prodotto quello da 30 euro. Il neofita, l'inesperiente, non capisce la differenza perché quello costa 5 euro e che quello ne costa 30. Lo capisce col tempo quando capisci che tu sei un venditore. Con tutto il rispetto che sia un venditore, bravo lui che fa il venditore. Solo che in tanti non lo capiscono, capito? Quindi mi fai capire che quello di 5 euro è buono, quello di 30 euro è buono, e io non ci capisco una minchia. E dico, scusa, ma perché devo comprare il sapone di 30 euro quando tu mi hai detto che quello là da 5 euro è buono pure? Mi compro quello da 5 euro. E tu ti compri quello da 5 euro. Poi arriva San Valentino, la tua fidanzata ti compra un sapone di quello di nicchia serio, lo provi, dici, minchia differenza, ma ormai ti sei riempito lo scaffale di tutte le cacate possibili e immaginabili che non userai più. Per consumarle ci vogliono 17 vite, tu hai fatto fare il mercato e il guadagno all'azienda che vende, a tutte quelle aziende che vendono, lui ha fatto il suo dovere da venditore, ma ti ci fa arrivare a escalation perché è giusto che sia così. Noi che in questo gruppo non ce ne è fatto una minchia di niente, diciamo le cose come stanno, a me non mi interessa di farti fare una trafila, perché già se tu vai nei primi video, la trafila l'abbiamo fatta. Infatti ora tutti quelli da 30 euro... stanno, minchia, ma perché? Non me lo fa leggere, Dio ballerino, dai. Stanno tutti piantati per, solo per filosofia dell'amica. Pienamente d'accordo, compa. Ma è questo la cosa che mi fa impazzire, che certi personaggi, nel momento in cui hanno avuto la possibilità di provare una Ege, di provare un Wollico, che noi in questo canale l'abbiamo provati 3 anni fa, minchia ragazzi, hanno fatto la festa del paese per decantare questo prodotto che era eccezionale. Ovviamente Vitalini, hai provato il Vitos e il Razorock, con tutto il rispetto per un prodotto commerciale, è normale che quando provi determinati prodotti ti scoglioni il cervello. Il problema è che dovresti incominciare a montarli come Dio comanda, a imparare a usare sia un mano libera che un DE, perché vi ripeto sempre, è inutile che si fanno le romanzine, che ci hai perso la mano. Se io vado a vedere i primi video tuoi, tu non l'hai saputo mai usare, quindi non ti prendi, perché io ci credo che tu dici così perché sei convinto, e che non ti rendi conto manco di chi sta minchia. E questa è la cosa pericolosa, che non ti rendi manco conto tu che non l'hai saputo usare mai, e questo è il problema. Sei convinto che prima lo sai ancora meglio. È la stessa cosa, ti senti una persona che sei in grado di dare delucidazioni a persone neofite di saper usare il DE. Cioè, lo capisci che una persona neofita nel momento in cui si mette un DE e lo prova tutti i giorni con la scimmia, a 2 mesi lo usa 10 volte me, non hai manualità. Fai il venditore. Parere personale, senza odio, senza rancore, fai il venditore. Quando puoi evitare di dare delle descrizioni tecniche, eccetera, eccetera, fallo, perché fai figure di merda galattiche. I meme che girano sono incredibili. Secondo me tutti i gatti stanno crescendo solo perché manco puoi immaginarti i meme che ci sono, così pigliate un po' culo, che sono fotoniche, le risate con le lacrime, credi? Fino a che non arriveranno sul mercato prodotti di un certo livello, potevi anche coglionare e la gente, sì. Ascoltando, sì, ma infatti oggi le persone, e vi posso assicurare che in questi sottogruppi ce n'è tanti neofiti, me compreso, che hanno abboccato alla bocca buona, alla bravura del venditore a farti comprare determinati prodotti, nel momento in cui poi vanno a navigare e provano altri prodotti magari di altre, come si dice, di altre qualità, ti rendi conto che praticamente... Ciao Fiorenzo, Mario, come si? Tutto ok Fiorenzo, tutto ok. Tutto ok. Ci vediamo allora in differita, ti godi la diretta, abbiamo parlato, stiamo parlando di mille cose. Dicevo, nel momento in cui poi provi la differenza con certi prodotti che tu mi hai proposto, che mi hai detto che sono buoni, e poi ho la possibilità di provare un Vaesino, una Ege, una Formula K6, e capisco che sono 3 mondi avanti, capisco che ti devo fanculizzare senza pietà. Però ovviamente il venditore è bravo, ha il ricircolo, perché quello che capisce ti fangulizza e ti butta, ma c'è quello nuovo subito che subentra, fa parte del mercato.
visto che momentaneamente è un mercato di nicchia. Sono state più gente che ti hanno fangolizzato e oggi ti fanno i meme e le risate con le lacrime, perché è inutile che ti discolpi e fai tutta l'anteprima. Sì, però tanti sicuramente mi faranno tutte le wow, le storie di sopra, perché io non lo so usare bene, di qua e di là. Ma non l'hai saputo mai usare. Guarda i primi video. La manualità non è per te. Non fa per te, né col DE né col mano libera. Perché il tuo principale, in live con me, dopo 10 volte che usava il mano libera, era 45 volte più bravo di te. Né cosa do, come si dice a Catania, né cosa do. Né DE né mano libera. Qui almeno non le dire, perché le persone poi si fanno vedere i video vecchi e ti fanno i meme, i picchiate, sono incredibili. Cioè, non io, ma lo dico col cuore, veramente, non le farò le dire se. Ragazzi, come faccio? I DE non fanno per me, perché non vedo dove lavano. Io quando mi faccio la barba poi devo usare io lo sciavetto o di mano libera per farmi il pizzetto, perché non riesco, non ho manualità. È vergogna dire una cosa di questa. Non dire che ero un guru, che poi le persone si vanno a vedere i vecchi video e le pigliate per il culo sono di qua all'Alaska. Perché è la stessa cosa con i DE. Cioè, grazie a te sono nati ragazzi con tanta passione che stanno incominciando. A 15 giorni sono più bravi di te. Perché... Oh, ma quando ti fai la barba non hai senso, completamente. Non hai né inizio, né fine, né verso. Cioè, non... Fai un bravo, non ti fare pigliare a poco, mi sembra brutto. Dai, porco cane, minchia, sempre, no? Non erano i prodotti di un certo livello, potevi anche coglionare la gente, ora ti ascolto due volte, alla terza ti sfanculo. Sì. Io oggi sono del parere che se tu ti devi fare una barba veloce, tranquilla, e vuoi spendere un cazzo, ti compri una ProRaso verde, ti compri una ProRaso rossa di ultima generazione, ti compri una ProRaso blu se la trovi quella vintage, ti compri una Palmolive 90 centesimi, quella rinfrescante, o quella rossa, ti fai delle barbe fotoniche, non avrai le prestazioni che può avere un cosmetico da barba, ma ti fai delle barbe spaziali. Ovviamente se sei meno bravo, con un sapone che è un cosmetico hai più protezione, hai meno rischi di farti del male, ma se hai da sminchiarti, di farti il taglio, te lo fai, perché hai sempre una lama. Stasera mi sono pizzicato l'orecchio, e io bene o male il mano libero lo so usare, perché hai una lama in viso, è inutile, devi stare attento. Sì, è tornato credibile, ma però guarda, ti dico una cosa, pur essendo secondo me che è stata una persona che poi si è messo sotto braccio un e-commerce, fra tutti gli altri che c'erano era sempre il più sincero. Secondo me, anche perché secondo me è il più saccente, perché io ancora oggi quando devo vedere determinati rasoi, io mi vado a vedere ragazzi i suoi video, non c'è un cazzo da fare, i video di quelli passati, sia per la metta, sia per come l'inclinazione, eccetera, eccetera. Poi dopo nella vita è fatta di scelte ragazzi, e va così, ognuno col suo culo, fa quello che vuole. Ed è giusto che sia così, credetemi ragazzi, la libertà sia di scelta, sia di decisione, sia di vedere la vita, ognuno faccia come vuole. Ovviamente, tra parentesi, chi è una persona pubblica, è ovvio che poi è sotto accusa, è sotto giudizio, perché chi si espone è normale che poi le persone ti giudicano e ti danno il loro parere, sia bello che cattivo, c'è chi fa il leone di tastiera, chi no, chi ha le palle le cose per dirtele in faccia, c'è chi ti dice il suo parere, eccetera, eccetera. Ma siccome l'italiano è un popolo di invidioso, è un popolo di narcisista per eccellenza, perché deve essere apparire solo lui, io ragazzi oggi vado a vedermi i video degli americani che propongono tutti i saponi americani che qua arrivano difficili. Ma fra di loro, se vedete di sotto nei messaggi, ci sono altri recensori con altri canali che sono tutti amici. Qua siamo tutti in guerra perché ognuno ci leva l'hype, ci oscura il fanalino che non ci fa crescere il gruppo, chi si compra gli iscritti perché deve sopra fare l'alto per fare credere che ce l'ha più grande.
pensando sempre che gli altri pisciano dalle ginocchia. Non funziona così, ragazzi. Cane sciun e fesso, e questo è il problema. E io lo dirò sempre, fino alla morte, perché mi dà fastidio sentire le minchiate. Fino a quando non ci sono io, potete dire tutte le minchiate che volete. Come dice un detto napoletano, quando mare è calmo, ogni stronzo è mare raro. Ed è la verità, ragazzi. Comunque, ragazzuoli, si sono fatte le 11. Io onestamente sono stanco. C'è chi è sparito da 5 mesi ed ha venduto rasoi belli e costosi pur comprati da poco. Boh. Allora, vedi che tutto può nascere e finire. Io ho Tommaso che può essere il mio testimone. Perché nel mondo dello slavo io facevo 2 dirette al giorno. Ero proprietario di un gruppo che aveva 60.000 iscritti. Quindi immagina quando si facevano le dirette e che dirette facevamo quando lo svapo era nel boom più totale. Io da un giorno all'altro mi sono rotto i coglioni e non ho fatto più dirette. Perché ho detto sempre, l'ho detto anche in questo mondo qua, fin quando io mi diverto farò le live con voi. Perché un appuntamento con 4 amici al bar le farò sempre. Il giorno che io mi rompo i coglioni, o c'è qualcosa che non va perché non mi piace più l'ambiente, non mi piace più questo mondo, io da domani mattina chiudo il canale, problemi non ne ho, perché per me YouTube è un divertimento, proporre quello che penso io è la mia passione, che mi piace divulgarla. Ma ricordatevi sempre, per come sono fatto io, può finire da un momento all'altro. Io non vi chiederò mai di scrivervi agli abbonamenti come fanno certuni. Perché se vedete sempre i messaggi quelli vecchi, tutti gli attacchi che hanno fatto queste persone, che ci mettono la passione con la lettera a dollaro, caro bello mio, che dicevi che la passione deve rimanere passione e che praticamente in questo mondo di appassionati deve starci sempre l'onestà, eccetera, eccetera. Oggi che fa? Mi chiedi i soldi per avere io un'informazione da te. C'è la tua passione, la tua coerenza a tutti quelli che con questo mondo di appassione sono riusciti a crearci un business con un sito, ad avere delle sponsorizzazioni con dei diciamo, commercianti, eccetera, eccetera. Fammi capire, il problema dove sta? Ora tu mi chiedi a me, con gli abbonati, agli iscritti, i soldi per avere delle risposte. La tua passione è finita. Ma... ragazzi, la coerenza. Capisco che certi individui, ragazzi, la coerenza non sanno manco chi è, perché hanno problemi loro di dipendenze, quindi il cervello ce l'hanno sempre fottuto. Ed è normale che poi ti fanno questi discorsi completamente bipolari. Però, porca puttana, ricordatevi sempre, ragazzi, che ci sono i vecchi video. Quando potenzialmente facevate credere che facevate delle guerre a chi dalla passione l'ha fatto diventare pseudamente un introito, un lavoro, un pseudo lavoro, un secondario lavoro, mettendoci la faccia, prendersi una partita IVA in Italia, spendendo soldi, eccetera, eccetera. Quasi per questa gente qua, chi faceva questo era diventato quasi un nemico del settore. Perché chi ti manda della merce tu non puoi essere obiettivo. Ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi cazzo l'ha detto? E oggi questi santoni che promuovevano la loro voglia di trasmettere la loro passione, ora se tu hai bisogno di una domanda ti devi abbonare al canale, io ti rispondo in maniera più veloce. Dice, ma tanto sono 3 euro al mese, che cazzo vuoi che siano? Stiamo parlando, questa persona è una persona che mi ha attaccato il più possibile, che ha tentato di sputare merda il più possibile su di me. Praticamente, bravo Fabrizio, ha cercato di sputare più merda possibile su di me. Perché? Perché da tutto il suo trascorso, che tutti quelli nuovi che lo seguono ora non sanno, è stato buttato fuori da tutti i gruppi. Perché? Perché sei una persona finta, sei una persona che hai problemi mentali, sei bruciato, compa. A me mi dispiace, saranno state le tue dipendenze a bruciarti le cellule in questo modo, però non ci puoi rompere la minchia alle persone, perché poi... anche se sei operaio e ti pigli un paio di querele, sono cazzi tuoi, compa, se non porti il mangiare a casa. Perché ti ricordo sempre che il web non è il balcone di casa tua che ti affacci, gridi e ti sente la signora Mariuccia e Don Beppe Nerduscauso.
sei nel mondo e le persone tante le volte su questa tipologia di affermazioni che si chiama diffamazione ci campano, aspettano i kamikaze come te per farsi le motociclette, le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi calmati quando tu spari minchiate, perché fino a quando te ne vai sul vago, ok, ma quando tocchi poi il pane delle persone ti querelano. E sei uno stipendiato, sei un operaio, e a levarti il quinto dello stipendio non ci vuole un cazzo, e vedi che poi non mangi. E poi dalla passione passi alla distruzione per le minchiate e il modo di fare che hai. Ma ti ripeto, ognuno della sua vita fa quel che cazzo vuole, però porca puttana ragazzi, la coerenza, perché pure sopra te ragazzi i meme non sono ormai, ti piglio per il culo il mondo, porco Dio, dai, vaffanculo. E di quando in quando gli spariscono i video uno su cinque, perché è normale, perché prima si lancia, perché è bello carico, perfetto, che è sparato a mille, poi dopo si rende conto che quello alza la cornetta e possibilmente gli chiama l'avvocato, gli dice io già ti sto mandando la querela, domani pigliati l'avvocato perché ti faccio il culo a tarallo, e stanno a casa il video. O hai le palle e porta avanti quello che dice, purtroppo sono minchiate e non lo puoi fare, perché poi fai figure di merda, e se nascono i meme sopra di te ti piglia per il culo un mondo parallelo che tu forse sai, non sai, perché magari qualche amico tuo infiltrato c'è in questi gruppi, eccetera, eccetera. Compagna, c'è da tagliarsi le ginocchia. Perché veramente le persone la mattina, chi lo può fare, si diverte, piglia video vecchio con quello che dicevi e lo mette praticamente in parallelo con quello che dice. C'è da spaccarsi. C'è da spaccarsi. E c'è veramente, compagna, Benny Hill non è nessuno, veramente c'è da ridere. Ma veramente. Cioè almeno abbi l'intelligenza di guardarti le minchiate che dicevi prima e di metterle in pratica, o di dire che hai avuto delle variazioni di pensiero, ma non puoi portare avanti con cognizione di causa completamente l'opposto di quello che dicevi prima, perché la gente, ricordati, io non voglio fare il papà di nessuno, sul web è cattiva la gente sul web, specialmente i leoni da tastiera. Quindi prima di dire ABCD, ragazzi, pensateci. Soprattutto quando toccate le aziende, perché ci sono aziende che aspettano le persone come voi per levarvi il quinto dello stipendio, vi querelano, vi fanno male ragazzi, vi fanno male veramente. Oggi la diffamazione si paga, perché non è la mia parola contro quella tua, oggi è un dire in diretta, uno scrivere, nello scrivere c'è nome e cognome tuo, l'allusione è nome e cognome tuo e si risale a chi ti riferisci, e quando tu a questa persona crei un danno di immagine, quello ti chiede danni, e ti chiede danni forfettari che spara 40.000 euro. Poi te ne andrai come? Alla, come si dice, ora non mi ricordo la frase, come si dice, a, diciamo a un equo, non mi viene la frase, ma sempre i soldi ti leva, sempre i soldi ti leva. Fidati. Quindi ragazzi, misuriamo le parole sul web, perché ne ho sentite troppe in questi giorni che sono stato tranquillo per rimettermi un'altra volta nel mondo. Mi sono messo a sentire video di tanti. Ragazzi, state attenti. Il prodotto, per carità, non performante. Si dice che un prodotto non è performante o che lo reputi simile al prodotto che tutti sappiamo che non è il top dei massimi. Ma dire che quel prodotto è una merda, o dire che quel prodotto non funziona, ti ricordo che dietro quel prodotto ci sono persone che lavorano, che portano lo stipendio a casa. Quindi, ti ripeto, è un casino, ragazzi, veramente. Questo mondo, nello svapo non era così, c'erano persone molto più assennate e molto più tranquille. Qua invece veramente le persone, forse la mancanza di verbale che c'è, di dialogo su web, non vi rendete conto la pericolosità che avete. Già qualcuno ha pianto seriamente, perché qualche querela se l'è presa e ha pagato, ragazzi. E poi nel momento in cui parte una querela non sono io a tirarla indietro. Vaffanculo, vado fino alla fine. Ogni mese mi paghi come una merda, non ce n'è problema. La diffamazione si paga. Nicolas, ti ripeto, ognuno può interpretare la rasatura a modo proprio. Io posso mettermi il sapone con le mani, senza mettergli il pennello e l'acqua,
e ti dico che questo montaggio è il migliore del mondo. Io in diretta ti dimostro che funziona. Se tu lo vuoi fare, lo fai. Se tu non lo vuoi fare, non lo fai. Ma secondo me i nostri video non sono video dimostrativi che io devo insegnarti come farti la barba. Perché io non sono né un barbiere né un professionista. Io mi faccio la diretta, sono con quattro amici, perché ormai dopo 3 anni mi seguite sempre, siete tutti quanti qua davanti, siamo un macello, sono le 11:15, dalle 8:30 in diretta, a 2 ore che siamo in diretta, un motivo ci sarà, c'è voglia di stare assieme, di parlare, rispondere alle domande. Io vi faccio vedere come io vi faccio la barba, come io mi faccio la barba. Potenzialmente il 90% di voi usa la tecnica che ho fatto io, chi si irrita, chi non gli funziona, chi dice che è una merda, eccetera, eccetera. Ma io non sono qui per insegnarvi, io sono qui per farvi vedere un prodotto che potenzialmente voi non avete. Io vi faccio vedere come funziona in viso. Oggi voi, dopo anni, siete all'altezza di capire dalla lucentezza, l'idratazione, come monta, a che livelli siamo. Mi potrei stare pure zitto. Io da tuoi video ho appreso tanto e mi fa piacere. Poi ognuno si sceglie se usare la tecnica mia, se usare la tecnica di un altro youtuber, perché io vi dico sempre, seguite tutti. E poi dove voi siete più, avete più attinenza nel modo di radervi, continuate a seguire quella tecnica, perché possibilmente la mia tecnica per tanti, la manualità, non l'accompagna. Il mio modo di insaponare i saponi, di far partire i saponi che me li monto in viso, magari voi preferite la ciotola. Però conoscete. Ciao fratello Luca, un bacio alla moglie. Ciao Beddo, un bacio al piccolo soprattutto. Mi pare che siete stati in vacanza, vi siete rilassati un pochettino, ci voleva. Vi ho visto in qualche post su Facebook, io bene o male vi controllo tutti. Non convento e che cerco di non rompere i coglioni. Non sono, se voi vedete la mia pagina proprio di Facebook, ragazzi, forse l'unico post che ho pubblicato tipo 2 anni fa. Non mi piace mettere i cazzi miei su Facebook. Ciao Marelizio, tu sempre per i pere, ta fai, mangiando, pizze, scacciate, cattucciate, e vuoi chi pedalare? E io per GD, ragazzi, io avevo perso 12 kg, ancora ho perso, sono un po' più molto, ma molto più magro. Ma ora sta ripartendo, diciamo, il ritmo umano che c'era prima. E non vi nascondo, ragazzi, sono sicuro che a 10 giorni li riprendo tutti, perché c'ho un pensiero fisso. Che non è il piccione, ma è un mangiare. Già per dire, mi sono fatto 2 mangiate, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Cioè sono ritornato a casa che non è che salivo le scale, rimbalzavo e rotolavo. Mamma mia, chiariti Lizio, un bacio Nico. Questo è il bello del mio gruppo, la diretta, e tutti quelli vi conosco tutti, perché in questo momento siamo al bar, solo che sono le 11:15, a birra finio, ne abbiamo mangiato 50 euro di shortini, soldi io non ne ho più. Che dite, ci salutiamo? Che dite? Così mi vado a bere la mia birra. Anzi, domanda, visto che io non sono un bevitore e non capisco tanto di sapori, eccetera, eccetera, uno che mi consiglia una birra, a parte la birra quella Moretta e Cristalle di Sale, la birra dello Stretto, quella vera di Messina, ho provato la Kronenbourg, ho provato la Ternet, ho provato la Dumont, la Demon, come cazzo si chiama, ho provato altre birre, quelle commerciali Nastro Azzurro, me la date una dritta per una birra buona, ma veramente buona, anche rossa? Erding Ginger, che è una birra, Alessa? Alessio, l'ho provata, buona, mi piace, per dichizzi, mi piace. Minchia, aspetta che sono qua di Caltanissetta, porca puttana, è saltato il video. Allora ragazzi, potenzialmente datemi un aiuto per una birra che, tra parentesi, la posso trovare al supermercato. Quella birra, quella là che mi ha detto quell'amico mio, che è qua siciliana, sicuramente la trovo al supermercato. La Guinness mi piace pure a me, quella con la pallina, che non è frizzante, buona. Questa per la carne è un po' amarostica. Pippo e Chinusa Sarda, l'ho bevuta, mi è piaciuta. Però qualche birra è più sfiziosa. Minchia, c'era quella birra, non me l'ho capito, minchia era Paichino, dove cazzo è? Riscriverò un'altra volta. 2000, non l'avessi mai fatta una domanda. Minchia, 36 messaggi, non sai come cazzo li leggo.
La bad è buona. Niente, poi me lo vado a vedere sul quando carico il video, i vostri messaggi, ragazzi. Praticamente prima mi capitava che voi scrivevate, nella pagina mi faceva leggere quattro messaggi. Se mi ero rato. Ah, ok. Niente, mi rivado a rileggere i messaggi, ragazzi, perché non ci ho capito una minchia, detto fra di noi, proprio confusione totale. Ora per dirmi, mi fa leggere due messaggi solo. Basta che superato un rigo mi scrive altro. Appena che io premo altro, il quello se ne sale e quello se ne scende, non vedo un cazzo. Complimenti per la trasmissione, è stato bellissimo. Va bene, ragazzuoli, la barba ce la siamo fatta. Prodotto promosso. Fatevi sempre una domanda quando vi comprate un prodotto per, come si dice, per poterlo apprezzare ancora di più. Ma se vi finisce, ve lo ricomprate? Fatevi questa domanda. È importante, ragazzi. Credetemi, sembra una minchiata. Ripetetevelo quando l'avete, che vi fate la barba. Dice, se mi finisce me lo compro, me lo ricompro. Questo è un qualcosa che vi fa pensare se quel prodotto vale o non vale. Mi avete scritto 12.000, cioè di quanto birra mi avete scritto praticamente per comprarle uno, perché ognuno costa 1,50 euro, ne bruttaccio uno 500 euro. Va bene, me la gioco a 3,7, anzi me la gioco a birra e salsiccia a 3,7 in qualche modo. Ah, ok, lui l'ha scritto. Se mi ero orato, la fanno a Caltanissetta. Ora vediamo se la trovo. Ora me lo segno come note nel telefonino e cerco di trovarla. Almeno facciamo viva Sicilia, no? Va bene, ragazzi, io vi abbraccio. A breve, fra un paio di ore, pubblico il video su YouTube. Mi raccomando, fate i bravi. Iscrivetevi, vi prego, perché devo sostenere il canale. Devo migliorare le telecamere, le cose. Ragazzi. Ma vaffanculo. Vi voglio bene, fate bravo, sbarbatevi bene, ci vuole poco. Comprate quello che cazzo volete. Se vi piacciono i miei video, guardateli. Se non vi piacciono, fate come cazzo volete. Buonanotte a tutti e fate bravo. Ciao Luca, ciao fratello Luca, un bacio alla moglie e al Nico. Ti abbraccio e un saluto pure a tua mamma, che ha l'età di mia mamma. Ciao Fabri, vi abbraccio a tutti, un bacio, fate bravo, in campana. Occhio alle Vannamarchi. Occhio, che quando il mare è calmo, ogni strunzo è marinaro. Questo è fantastico, ragazzi. Buonanotte.